Benvenuti, benvenuti alla nona Hello. edizione di Agora du Fer. Oh, ma quanto è bello dire queste parole dopo 7 mesi, perché l'ultima Agora è stata a marzo. A marzo abbiamo fatto l'ottava puntata dell'Agora. Dobbiamo solo vergognarci, Ari. Sì, Dobbiamo tantissimo. vergognarci perché obiettivamente lasciare YouTube senza il più bel format live mai pensato, prodotto, trasmesso nella storia di YouTube Italia e Universo è veramente una cosa che mi fa incazzare. Però ci siamo. Siamo tornati, benvenuti. Oltretutto, questa è una serata particolare, è un'agora particolare per tantissimi motivi. È un'agora particolare perché è passato molto tempo dall'ultima, è un'agora particolare perché ci saranno dei colpi di sorpresa durante questa diretta e non voglio anticiparvi nulla, ma se avete seguito un po' le vicende su Facebook e Telegram, qualcosa avete già subodorato. Ed è una serata particolare perché, oltre ad avere la giuria tripartita che adesso andremo a presentare, abbiamo anche un ospite e io mi sentirei di presentare un po' tutti coloro che fanno parte di questa serata che sarà di puro delirio. Benvenuti C'è anche intanto a Babù. tutti. Ciao Babu, c'è Babu su YouTube. Ciao Babu. Una volta Babu deve stare in diretta streaming in una Agora du Fer. Io voglio Babu in diretta Babù durante contro tutti. Babu contro tutti. Benvenuto Babu, benvenuti a tutti quanti, quelli che sono già numerosissimi in chat. Allora, passo alle presentazioni. Ovviamente, vabbè, voi conoscete la parte bella di me, colei che dà spolvero all'estetica della mia vita, che altrimenti sarebbe ridotta a qualche maceria. Quindi Ari è qui con noi per farci perdere tempo, Sì, parlare di cose che non hanno niente a che a vedere con vanvera proprio, a sì. vanvera. La vanvera è la cosa più bella del mondo. Quindi Ari è qui con noi, poi abbiamo un po' di sardità. Abbiamo la sardità, sua sardezza, mi verrebbe da presentarlo così, sua sardezza, famoso per essere stato la comparsa nell'ultimo spot della DAV dove c'è Cindy Crawford e lui lo ricordiamo così barbuto, proprio sotto l'ascella di Cindy Crawford. E infatti è famosissimo lo slogan della DAV, forse prima del deodorante è meglio una depilata. Detto questo, Assolutamente. benvenuto a Joanne Pivi. Ciao Esatto, Joanne. comunque poi è finita che ho fatto il pomello della doccia, perché per vari motivi era controproducente per il paradotto. Ti hanno Comunque. girato dalla barba alla pelata. Bene, bene. Sì, assolutamente. Che comunque non è il peggio della scorsa edizione che sono finito ad adulare Hitler per vari motivi, insomma. Quindi, vediamo stasera. E già ci siamo giocati la monetizzazione di questa live. E vai, ma ovviamente non possiamo Posso puntare la gridare, monetizzazione. Hitler non ha fatto niente di male, così Vabbè, almeno ti demonetizzano per lo stesso motivo di PewDiePie. adesso mi chiudono il canale direttamente. E comunque, visto che maleducatamente si è fatto avanti senza avere nessuna parola Senza data, che nessuno gli chiedesse niente, proprio. sempre parlando di pomelli della porta, pelatitudine, abbiamo qui anche Matteo Flora. Matteo, benvenuto, ospite questa sera all'Agora du Fer come commentatore e persona più problematica degli altri. Ciao Matteo. Ciao, sono il disturbatore ufficiale di questa sera. Molto bene, molto bene. Allora, Joanne è qui perché ha vinto la scorsa edizione. Sì, è incredibile che un sardo riesca a vincere un'edizione dell'Agora du Fer. Voglio dire, non parlano neanche la nostra lingua. Cioè, dovrebbero capire cosa dico prima di tutto, ma è anche Esatto. l'aspetto che ha contato molto comunque. Forse è stata una vittoria per mancanza di avversari. Scusa, Juan, se vuoi ti ridò le 18 doppie che hai messo in più in quest'ultima fase. Tienile perché ne ho già in abbondanza, guarda. Il buon Giovanni, vabbè, io penso che lo conosciate perché su YouTube l'abbiamo avuto qui sul canale tante volte, abbiamo collaborato in tanti progetti. Comunque, per chi non lo conoscesse, sul suo canale parla di debunking e pecore, ovviamente. E quindi, insomma, Transumanza. tanto per continuare su questo lungo percorso del razzismo becero. E mentre Matteo Flora ha un canale, con Matteo abbiamo cominciato a collaborare da qualche mese, e ha un canale in cui parla di web, attualità, di reputazione online, che è anche il suo mestiere. Se vuoi un attimo presentarti, perché non so quanto i miei iscritti conoscano quello che fai, Matteo.
Sono persone intelligenti, quindi probabilmente non mi conoscono, ed è un bene questo. Detto questo, ho un canale che parla di come internet ci cambia, quindi dalla propaganda digitale alla reputazione online, come influenza il nostro modo di pensare anche in modo pratico. E detto questo, queste saranno le uniche cose intelligenti che dirò questa sera. Ve lo dico. Questa è una premessa importante, io speravo che fosse così, te lo giuro, non hai deluso le aspettative. Comunque, adesso, fatta questa introduzione molto cazzara, perché è giusto che l'Agora abbia in sé un cuore di serietà e della serietà dell'argomentazione, e un cuore cazzaro, un po' come il Magnum Double Caramel, che al di fuori ha un sostrato di serietà, e poi all'interno invece è marcio, fatto di caramello e crema. Ecco, l'Agora è fatta un po' di cazzaritudine all'interno. Stavo pensando che è un cuore di cazzo. Ok, adesso sei tu che paghi YouTube, non è che tocca una manda la bolletta. Juan, hai una cazzo di luce per cortesia? Perché queste due cosa... cazzo di luci, tre sono che cazzo. Mirati un po' indietro almeno, perché così l'unica cosa che si vede è la libreria dietro. Che è l'unica cosa decente che si può vedere. Hai un cazzo di green screen alla rovescia? Con le grate sopra, praticamente, vedi che ci sono. Thomas Edison non è arrivato, cioè quello è il punto fondamentale. Comunque, ecco, come avete visto, lo spirito è questo, e in questo spirito adesso vorrei spiegare brevemente il funzionamento della serata, e vorrei anche fare una piccola premessa. Allora, partiamo con la premessa, e questa è una cosa seria, ragazzi, perdonatemi, ma è l'unico momento serio della serata. Sotto in descrizione trovate un link in cui vi chiedo un aiuto per una persona che a me è cara, qui su YouTube, che sta avendo un grosso problema. Si tratta di Luca, del canale Cucina con D. Lui è un ragazzo che fa lo chef, lavora in Giappone, e purtroppo recentemente gli è stato diagnosticato un cancro e dovrà fare un lungo ciclo di chemio. Ed è un ragazzo meraviglioso che ha un canale molto bello che io seguo da un sacco di tempo, ed è bello vedere come nelle ultime settimane la community di YouTube Italia, che è sempre divisa, che è sempre si tira sempre le martellate sulle palle, che sempre parla male degli altri, sia riuscita in qualche modo a unirsi nell'aiutare questo ragazzo, che tra l'altro mi sento molto vicino anche perché è un mio coetaneo. Quindi ciò che vi chiedo è ovviamente di andare a vedere il canale di Cucina con D, in cui tra l'altro lui spiega bene come sono avvenute le cose, come sta funzionando la sua cura, eccetera eccetera, ma soprattutto se volete fare una donazione c'è il link di PayPal, e io credo che in questi casi internet dovrebbe dare il meglio di sé. Se c'è una comunità di persone che riesce a sostenere le ingenti spese che Luca sta affrontando, ecco, questa è una cosa che secondo me è importante, quindi andate sotto in descrizione, alla fine della descrizione trovate un link, se volete generosamente aiutarlo sarà una cosa importante. Quindi grazie per aver ascoltato questo piccolo, e nel frattempo sono scomparsi Matteo e Giovanni. Matteo e Giovanni, metti dal vivo. No, ci siamo. Ah, ci siete, ma non vi vedo, cioè vi vedo solo era una cosa seria, volevamo togliere le nostre facce da cazzo. Le vostre facce, giusto. Durante la cosa seria, vedete, questi sono gli ospiti seri, durante la cosa seria tolgono la loro faccia. No, comunque, dopo questa parentesi, vi spiego un po' come funziona l'Agora du Fer. Allora, l'Agora funziona in questo modo. Si tratta di un contest di argomentazione in diretta streaming, in cui a due, otto partecipanti, a partire dai quarti di finale, si scontrano in gare argomentative della durata di 5 o 7 minuti, che dopo dovete valutare voi. Cioè voi sarete coloro che valutano, insieme agli altri due membri della giuria, cioè il sottoscritto e Juan, chi abbia avuto la meglio sull'avversario. Nell'argomentazione cosa significa avere la meglio? Beh, fondamentalmente significa costruire la struttura argomentativa più persuasiva, riuscire a convincere della bontà delle proprie argomentazioni, anche, attenzione, anche se le argomentazioni più valide vanno contro l'idea che avete voi. Per esempio, se a un certo punto dovessero entrare due concorrenti, il cui tema sia la religione, e uno deve dire che Dio esiste e l'altro che Dio non esiste, se quello che argomenta il fatto che Dio esiste ha costruito la migliore argomentazione, voi dovete votare lui anche se siete degli atei impenitenti. Questo è il senso dell'Agora. Alla fine di ogni sfida io vi manderò al link che trovate sotto in descrizione corrispondente a ogni gara,
a cui potrete, attraverso un sondaggio di straw poll, dare il vostro voto. E il vincitore di ogni sfida verrà fuori dal triplice voto pubblico sottoscritto Juan. Questo è il funzionamento. Quello che vi chiedo è di votare, ripeto, non quello che pensate voi dei vari argomenti, che saranno tra argomenti di attualità ad argomenti cazzari, argomenti di cultura pop e tanti altri, non quello che pensate voi, ma chi ha argomentato meglio. E questa è una cosa difficile, però è un esercizio importante anche per voi, perché io credo sia un esercizio fondamentale togliersi dai propri panni ogni tanto e riuscire a sostenere un'argomentazione diversa. I concorrenti non hanno idea di quello che dovranno sostenere, cioè io comunicherò loro sia l'argomento che le posizioni che devono sostenere 30 secondi prima della sfida, e quindi è pura improvvisazione. Detto questo, sperando che sia molto chiaro quello che ho detto, direi di addentrarci, e io direi che adesso manderò il link ai primi due sfidanti. Allora, fermi lì. I primi due sfidanti sono Oscar Dirk Pitt e Ivan Corrado, e Ivan lo conoscete perché ha già vinto un'edizione dell'Agora. Bene, nel frattempo. Ercanotta. Matteo. Ercanotta. Esatto. Matteo, Giovanni, cosa vi aspettate da questa sera? Il peggio, perché ho già visto cosa è successo nella precedente, quindi mi aspetto solo il peggio, e va benissimo, insomma. Ma io mi aspetto il peggio per un unico motivo, cioè Juan. Tu hai messo giudice me, figurati, cosa potrà succedere? No, non ho capito solo una cosa, perdonami. Tu sì. E Juan decidete chi vince, corretto? No. Questo la non lo possiamo dire ufficialmente. La giuria ha tre voti. Ok. Un voto è espresso da me, un voto è espresso da Giovanni e un voto è espresso dal pubblico. Perfetto, quindi io non voto un cazzo, sono qua giusto per rompere i maroni alla gente. È fantastica questa cosa. Esatto. Ma in realtà il voto di Rick dovrebbe essere l'unione dei nostri due voti, però in realtà non è così. Però non conti un cazzo nemmeno tu. Quindi ti faccio compagnia. Tesoro, cioè parliamone. Ecco il primo concorrente. Oscar, carissimo, ciao. Buonasera. Come va? Bene. Ciao. Bene. Tu hai un audio da 2006. Ma sembrava sì, Darth Vader. No, bene, si sente, non preoccupate. Quindi aspettiamo che entri Ivan. Dicevo di Ivan, Ivan ha vinto la settima edizione dell'Agora. Questa sera abbiamo ben due vincitori del passato, ovvero Ivan, che ha vinto un'edizione, e il dottor Sedrei, che ne ha vinte due. Quindi, insomma, abbiamo delle facce note. Come stai, Oscar? Tutto bene? Bene. Beh, è facile vincere quando non chiami dal 2006. È tremendo. Bene, si comincia già con lo shaming, già prima che arrivino i concorrenti. Ciao a tutti. Ed ecco Ivan. Ciao, Ivan. Ciao. Carissimo. Ciao. Ciao, come stai? Tutto bene? Bene, grazie, tutto a posto. Sei carico? Sei pronto per provare a riprenderti il titolo? Come no, infatti in questi giorni mi sentivo un po' come, sai, come Rocky dopo aver vinto il mondiale con Apollo Creed, che si ritira, però poi rivede le sue vecchie performance perché non riesce ad andare avanti con la sua vita e deve ritornare in corsa, quindi... Bene, possiamo già squalificare così. Ivan, sì, che sì, dici? Squalificato Ivan. No, aspetta, se la tristezza ancora conta qualcosa, lui ha appena preso 1000 punti. Esatto. Scusa, ma allora tengo il microfono qui, così posso fare la voce da film porno. No, smettila, già mi demonetizzano il video, vuoi anche che mi chiudano il canale? Tesoro. Ti mando in bancarotta. Ancora non abbiamo iniziato. Non appena entrato in una... quello che è rotto è la banca. Momento lì se si crei comunque. Vabbè, detto questo, allora io ora comunicherò gli argomenti. Dillo con parole tue, non coniugare i verbi, non è fondamentale. Zitto, smettila. Comunicherò ai due concorrenti l'argomento e la tesi che ognuno dei due deve sostenere, dopodiché avranno 30 secondi per pensare a come strutturare, e da quel momento, dal via, partiranno 5 minuti. Avrete 5 minuti per la vostra sfida. Quindi, avete qualcosa da chiedere prima di iniziare? Vai liscio. Andiamo lisci allora, perfetto. Allora, l'argomento con cui apriamo questa nona edizione della Agora du Fer è la robotica. Ancora meglio, l'automazione.
un argomento di grande attualità di cui si discute costantemente e mi si richiede in ogni momento di fare un video, sarà forse il primo argomento del podcast che inizierà e vedrà la luce a fine novembre, inizio dicembre, e quindi Ivan, che è il concorrente, no scusatemi, Oscar, che è il concorrente 1, dovrà sostenere il fatto che i robot, l'automazione, è un pericolo che può sopraffare l'umanità, che può danneggiare l'economia, e sta a Oscar interpretare questo tipo di posizione. Mentre Ivan, che è il concorrente numero 2, che vedete con la maglietta rossa e la faccia gialla da Simpson, dovrà sostenere il fatto che in realtà automazione e robot sono un'innovazione che è una risorsa e che quindi andrebbe lasciata a briglie sciolte. Detto questo, io vi do 30 secondi per pensare un po' a come organizzare la vostra argomentazione e poi vi darò il via. Questo è un argomento di cui tra l'altro si è discusso tantissimo anche nel mio gruppo di Telegram, Agora Telegram, e se siete iscritti al mio canale Telegram nei prossimi giorni vi manderò il link per entrare a far parte del gruppo di discussione, e non so, penso sia un argomento di cui hanno parlato tantissimo anche Juan e Matteo sicuramente. Poi magari dopo la loro sfida ci facciamo anche due ragionamenti. Mm-hmm. Dopo aver sentito i due che parlano poco seriamente, ci ragioniamo seriamente. Oh, che si sfruttano. Quindi... Ercano, di qualcosa. Quindi, signore e signori, 5, 4, 3, 2, 1, Polemos. Ma dai, io Ivan, partirei... visto che tu sei sempre sei partito, quello per visto che sei tu quello sempre per andare avanti, sì, vai, parti tu. Ah, no, finché ancora esisti, ma guarda, finché ancora esisti, perché poi magari avremo un robot che prenderà posto. Sì, ma di quello parleremo. Io sì, guarda, sì, la questione in realtà è probabilmente più semplice di quanto possiamo pensare, nel senso che è impossibile ormai invertire la rotta, Il futuro sono le intelligenze artificiali, gli algoritmi che ci conosceranno meglio di noi stessi, perché vedi, noi stessi, individui biologici, siamo algoritmi perché siamo determinati dall'ambiente, dai geni e da influenze di questo tipo. Ma guarda, io ma farei proprio per questo motivo, non possiamo conoscere mai bene noi stessi come come può conoscerci una macchina dall'esterno. Le macchine decideranno anche le persone delle quali innamorarci, e quindi sarà la felicità. Le macchine sono, non è che sono extraterrestri, creature divine, sono scritte da ma non da noi, sono scritte non tanto da noi, dalle persone, sono scritte da tecnici spinti da capitani di impresa che vogliono un qualcosa che lavori al posto del lavoratore. Sai cos'è questo numero? Ma adesso, questo è una, è una banalità. Sai questo numero? 3.200.000, questo numero, si riesce a leggere? Sì, sì, lo vedo, sarebbe? 3.200.000. Sì, dico, cos'è? Lo ignori, cioè, parli di questo argomento... Mi fa vedere un numero, lo ignori, cioè, può essere qualsiasi cosa. La numerologia si può arrivare da qualsiasi parte. Dall'ultimo report, questo è il numero dei posti di lavoro a rischio. A causa dell'abuso dell'automazione. Non è una questione. Allora, questa è una banalità. No, ma perché è una banalità, colossale. Scusa, perché la questione non è che ci sarà una riduzione dei posti di lavoro, ma un cambiamento di paradigma che può portare a nuovi posti di lavoro. Scusami, questa è la banalità. Se tu mi fai dire 5 secondi, mi dici che è una banalità senza stare lì a capire cosa dico. A te può apparire una banalità. Non è una banalità dire 3 milioni di posti di lavoro e passa, non è una banalità, perché nessuno fa. Se mi dai il dato crudo è una banalità, no, scusami, sì, ma se non me lo contestualizzi lo è una banalità. Eccolo qua, è contestualizzato, 3 milioni e 2. Ora contestualizzato con il numero, cioè una tautologia numerica, cos'è? Vabbè, non è importante, quello che ogni unità di quel numero è una persona che è una famiglia. Ma certo, ma ci mancherebbe. Non voglio fare pietismi, non andiamo su questo, un'altra faccenda. Nessuno è contro l'automazione, ma nessuno è contro l'automazione di per sé. Cioè, a me piace che premi il bottone e quella mi fa il caffè, la macchina. Ma non è questione di fare il caffè, non è questione, vedi che stai banalizzando, non è questione di fare il caffè. Se il capitano di impresa mi vuole mandare a casa, il lavoratore, perché vuole risparmiare mettendo una macchina al suo posto in ogni posizione, tra l'altro producendo prodotti pessimi, io sono contro questa cosa, perché non si può, cioè io sono contro che 3.200.000 persone
perdere il lavoro, perfetto, e con essi 3 milioni questo di famiglie, capito, in Italia, adesso no, questo numero solo, rimarrà solo in Italia, no solo in Italia, no, ho capito, beh, però io ci tengo a tornare su una cosa che hai detto prima. Tu hai detto che le macchine in realtà sono impostate dagli uomini, quindi dai programmatori. No, dai capitani d'impresa che spendono. I capitani d'impresa non sono uomini, che sono i capitani d'impresa? Cioè, sono uomini, no? Immagino. Sono speculatori, uomini. Speculatori, benissimo, però esseri umani, ecco, questo è quello che voglio dire. Quindi, però, allora spiegami come mai una è stata costruita una macchina che era in grado di produrre delle sinfonie musicali, e quando le persone hanno ascoltato queste sinfonie musicali senza sapere se erano state prodotte da Bach o se erano state prodotte da una macchina, non riuscivano a distinguere quelle prodotte dalla macchina e quelle prodotte da Bach. Stai dicendo che delle persone apprezzavano la composizione scritta da macchina. Ok, ci sono persone che apprezzano Gigi D'Alessio. Non è che apprezzavano la composizione scritta dalla macchina. Ma va bene, capivano qual era la composizione scritta dalla macchina. Questo vuol dire che, nonostante i programmatori, nel futuro le macchine potranno ma cosa c'entra questo? Ma il cantante e il non cantante sono due esseri umani, il cantante e il non cantante sono sempre due esseri umani. Qui il discorso è rendersi conto che dico che il discorso qui è che le persone non riuscivano a distinguere la sinfonia composta alla macchina dalla sinfonia composta all'uomo. Cosa significa questo? Che perfino nell'arte... L'automazione aiuterà, non credo molto. Nell'arte, saranno a casa, non le macchine saranno oltre quello che potrà dare il programmatore. Questo è. Sì, sì. È finita. Oh, ragazzi, siamo partiti con il botto. Mi siete piaciuti tantissimo, veramente. Adesso spenderemo qualche parola mentre il pubblico vota per analizzare e magari approfondire un po' le questioni che avete sollevato. Però bravi veramente. Terraria a un certo punto che ha cominciato a ridere, ha cominciato a colpirmi a caso mentre rideva. A me non sembra il caso, io non vengo fuori sano, secondo me, così. Però prima di passare e dare la parola ai due concorrenti per dirci un po' come hanno riflettuto sulla questione, vi spiego come votare. Caro pubblico, vota guardando sotto in descrizione, trovi un link che dice primo quarto di finale. Su quel link verrai reindirizzato a un sondaggio in cui puoi esprimere il tuo voto. Questo è il primo quarto di finale. E il concorrente 1 è Oscar. Oscar, fatti vedere e sentire. Eccomi, 1-1, votate 1. Concorrente 1 ha sostenuto il fatto che i robot sono dannosi ed è un pericolo all'automazione. Il concorrente 2 invece è Ivan. Fatti sentire. 2. Parla di più così la gente ti vede comparire. 2. Ok, concorrente numero 2, Ivan, ha sostenuto invece che i robot sono un progresso che va perseguito. Ora, potete esprimere un solo voto e fatelo sulla base non di quello che pensate, ma di chi secondo voi è stato più efficace nel costruire l'argomentazione, mi raccomando. Ora, detto questo, avete 4-5 minuti per votare, quindi siete 320 persone. Io penso che almeno 200 voti questa votazione la deve prendere. Per fare il voto non servono login né niente, tutto anonimo, quindi fatelo. E detto questo, aspettando le votazioni, io vorrei chiedere prima di tutto ai due concorrenti brevemente su cosa hanno riflettuto per costruire la loro argomentazione. Vai, comincia pure tu. Ma io chiedo scusa di aver usato la fallacia ad D'Alessium. La puoi usare sempre. Lo so che è un jolly. È un jolly, ma me lo posso, essendo corregionale, me lo posso anche permettere. No, infatti pure io sono corregionale. Ah, giusto, era anche un derby. È un derby, vedi. No, io, vabbè, temevo che si finisse nell'uddismo e così, quindi... Cioè, secondo me stavamo su due piani diversi. Cioè, io andavo su un piano, Ivan su un altro, e non sono voluto andare sul piano di Ivan. Perché, forse avrò sbagliato, ma non sono riuscito ad andare sul suo piano. Forse avrei dovuto. Ivan? Ma io, in realtà... Ho cominciato a pensare un po' a diverse cose, poi ovviamente il tempo non è
tantissimo, quindi non si riesce a dire molto. E ho pensato soprattutto a cose che avevo letto ultimamente nel testo Homo Deus di Harari, e quindi mi sono ricordato per esempio di questo episodio della macchina che produceva sinfonie indistinguibili da quelle di Bach, e quindi mi è sembrato giusto tentare di citare, ecco, questo episodio per suffragare la mia tesi, anche se è stato difficile, perché soprattutto quando lui mi ha messo davanti al dato dei posti di lavoro non è stato facilissimo venirne fuori, e non so se ne sono riuscito. Sembrava un sondaggio proprio da Floris, cioè sì infatti, il pagnoncelli cioè comparsa l'infografica in una maniera incredibile, ma tu che magie fai con le ma poi esatto. Tipo, ma tu sai cos'è questo numero? Esatto. Non lo so nemmeno io, volevo che me lo dicessi tu. È un numero. Quello è stato il momento più... Matteo, sì. Giovanni, voi cosa ne pensate? Come sono andati questi? Un paio di cose, sono andati molto bene ambedue, anche se io non ho una passione per il luddismo, come non ho la passione per Cagapound e compagnia bella, cioè quando tu hai colto, mi piace questa cosa, nel senso, è facile andare sugli argomenti populisti, l'ha gestito veramente molto 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 bene, il 3 milioni e 2 è stato davvero... un bel colpo, mi è piaciuta la trattazione lucida. Ci sono un paio di cose che stavo leggendo i commenti nel frattempo, perché voi non eravate abbastanza interessanti, non voi concorrenti, sto parlando di Rico ovviamente, e ci sono un paio di cose che però andrebbero forse chiarite. Uno dei commenti che diceva una macchina tanto non saprà mai dire io non so di non sapere, in realtà è una minchiata fotonica, perché l'unica cosa che sa la macchina è il confine di applicazione di quella che è un'intelligenza artificiale settoriale e non generale. Calcolate che quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale, cioè il robot che arriva conscio di essere un essere vivente, è un'intelligenza artificiale generale a cui non siamo minimamente arrivati. Per adesso facciamo problemi specifici, che è anche, era l'altro argomento che io avrei usato contro Bach, era un'emulazione di Bach. L'intelligenza artificiale per adesso è molto brava ad emulare ed è molto brava a trovare quel percorso nascosto in piena vista, cioè quella cosa che noi con attenzione non arriviamo a gestire, però per adesso mima, non crea alla maniera, alla moda, è un po' come in realtà, è come Ari, è come il manierismo, in realtà, prendi quello che erano delle tecniche, delle modalità e le riusi copiando. Io credo che sia stato molto equilibrato in realtà come match, e mi è piaciuto anche la dicotomia poi dei toni, dove a un tono estremamente compassato e da debunker c'era il tono salviniano del e allora le famiglie e allora poveri bambini, chi pensa ai bambini. Molto bravi ambedue, tranne Rick, che in realtà vabbè. No, io non ho saputo essere all'altezza di questo argomento. Giovanni? Devo intervenire io. Ma allora, sono un po' in imbarazzo, perché io sono da... secondo me ne esce meglio Erkan Otta. Spiego perché. Lui ha fatto benissimo, di ripeto, a tirare fuori la questione umana, dei posti di lavoro che si potrebbero perdere, tutto. Però poi non l'ha incalzato a dovere Erkan Otta. Cioè Erkan Otta ha continuato a dire le cose fighe che potrebbero fare le macchine, perché tanto non veniva incalzato su quella questione. Com'è che questi lavoratori li riassorbiamo? Va bene le cose fighe, ma gli altri come usufruiranno di bug, di tutte le cose fighe delle macchine? Questo incalzo non l'hai fatto, è solo fatto vedere la cifra, e lui ha potuto continuare a parlare delle cose fighe che farebbero le macchine. Poi io personalmente non credo che si perderanno, cioè non è per quello che si perderanno posti di lavoro. Qui però veniamo alla questione seriamente. Insomma, io penso che anzi si creeranno nuove competenze. Condivido. La questione dei posti di lavoro purtroppo viene da altri problemi, insomma. Ma sì, è come quando, che ne so, arriva la macchina e si dice ok, adesso tutti i cocchieri perderanno il posto di lavoro. Lo facevano anche, esatto, anche nel periodo del luddismo, c'era questa preoccupazione, ma non era quello il punto, insomma. Non si persero posti di lavoro con le macchine, si persero un sacco di bambini, non lavorano più nelle fabbriche.
tanti bambini di 7-8 anni. Crei comunque nuove competenze anche nel settore dei servizi, eccetera, eccetera. Insomma, tutte cose anche abbastanza ovvie. In realtà, però, sai che non sono d'accordo con te, Juan, perché in un diverbio di questo tipo è vero che da un lato hai forse una, diciamo, una... un'articolazione logica migliore, però se devi fare il populista, non sei tenuto a dare spiegazioni coerenti e basate sui fatti, ma sei tenuto a fare playing, delle replay delle emozioni, sei tenuto a esortare quelli che sono i bias cognitivi a cui ti rivolgi. Se preferisci, senza tutti questi paroloni, vengo incontro alla tua capacità di capire. Però appunto lui è stato troppo emozionale, no? Troppo slogan ci ha messo, però così non aiuta, cioè vai sempre sulla pancia, no? Questa gente che sta in mezzo alla strada, come usufruirà del tuo bacco emulato, delle tue cose fighe? Sì, no? Rimarranno col culo per terra. 5 stelle, che non devi parlare alla pancia e non ottieni risultati. Dillo ai 5 stelle, poi ne riparliamo. No, efficace è efficace. A me, continuo a sostenere che a me piace di più lo stile argomentativo, però devo dire la verità, sarei in difficoltà su chi votare. E non dico chi voterei io perché... non voglio influenzare. Io aggiungo, allora, prima, scusatemi, ricordo solo perché siamo più o meno 130 voti, io vorrei arrivare a un altro 50, 60 di voti, quindi andate sotto a votare il vincitore, secondo voi, di questa prima sfida. Il concorrente 1 è Oscar, che ha sostenuto il danno portato dai robot, il concorrente 2 è Ivan, che ha sostenuto il beneficio portato dai robot e dell'automazione. Mi raccomando, andate a votare, perché più votate, più il voto può essere considerato comunque competente, ecco, parte di un corpus, mettiamola così. Rappresentativo. Rappresentativo, bravo. E comunque io devo dire, nell'ambito della... io non dico ancora cosa voto, quindi me lo tengo eventualmente dopo, se serve, uno spareggio fra il voto che bene o male Giovanni ha quasi già espresso e stiamo a vedere il pubblico. A me è piaciuto tantissimo il passaggio in cui Ivan è riuscito a rispondere ad Oscar portando l'esempio concreto, quello del robot che riesce a produrre una sinfonia, che viene apprezzata da critici musicali. Forse mi sarebbe piaciuto di più, Ivan, che te la fossi giocata meglio argomentativamente, perché l'hai un po' buttata lì, devo dirlo. Cioè, lì quella aveva una forza molto, molto importante per l'argomentazione. Sì, ma finisse il tempo. A me è piaciuto tantissimo il modo con cui Oscar ha gestito la cosa, perché la sdrammatizzazione, alle persone piace anche Gigi D'Alessio, quella sdrammatizzazione fatta in quel momento con quel ritmo è stata veramente efficace, quindi, e non è facile. Non è facile perché è stato evidente che è stato preso in contropiede, ma ha saputo rispondere, quindi quella è stato sicuramente un momento alto della sfida. Tu cosa ne dici, Ari? Fra quattro. Io mi sono divertita appunto sullo scambio sempre della musica, perché comunque era una questione abbastanza interessante, quella della musica riprodotta di Bach. Sì. E dopo invece c'è stata la ripresa su Gigi D'Alessio, che mi ha divertito molto. Sì. Bene, allora, proviamo a vedere un po' le votazioni, come stanno andando. Intanto chiedo, visto che Giovanni l'ha già un po' spoilerato il suo voto, tu quindi esprimi il tuo voto e il tuo voto va a? Ercanotta. Allora, Ivan ha il voto di Giovanni. Allora, siamo a poco più di 100 voti, ragazzi, quindi, non so, io aspetterei ancora un paio di minuti. Pubblico, vota, lo so che è difficile, è una sfida equilibrata, però, ripeto, mi piacerebbe, è solo un click e due click, esprimeste il vostro voto, mi raccomando. Quindi, Ercanotta è a 1. Però posso votare a questo punto, visto che io non sono di là. Esprimi il tuo... Posso anche manometterlo e fare un più voti contemporaneamente? Assolutamente. Tu di chi voteresti fra i due? O chi hai votato, perché magari hai fatto il voto su Strawpoll. Posso dire? Sì, certo. Ah, ok, perché non volevo influenzare. Io ho votato concorrente 1. Oscar. Esatto, perché, e tra l'altro faccio notare che ho votato lo stile che a me piace di meno. Mm. Perché? Perché in effetti ha avuto un paio di colpi di genio.
Il colpo di genio del 3 milioni e 2, il colpo di genio del Gigi D'Alessio per sdrammatizzare. C'è da dire che giocava in contropiede, cioè non ha dovuto iniziare, quindi aveva un vantaggio iniziale. E adesso vedremo, perché adesso invertiamo, credo che si invertano i ruoli, no? A questo punto? No, finisce qua. Non c'è andata in ritorno. No, vabbè, in un'eventualità però dovrebbe continuare l'altra. Ok, Ari vi sta condividendo sulla chat il link per votare. Andate a votare, se no vengo a cercarvi uno a uno e vi spenno. Che poi questo mi ha anche messo in svantaggio, perché Ivan, partendo per il primo, ha costruito il campo e io non sono stato in grado di entrarci nel campo di Ivan. Cioè, Ivan ha delimitato il suo campo, io non ci sono proprio entrato. Quindi non è che tanto il vantaggio di iniziare per il primo. Cioè, ma è bruttissimo sto poll, si vede chi sta vincendo. Sì, certo. C'è gli exit poll. No, è un poll, vedi, soltanto dopo aver espresso il voto. Non penso sì. Che qua la gente cambi il voto dopo, cioè nel senso non... Controlla se c'è altre falle, sì, piuttosto. È una cosa che avviene. Comunque, allora, visto che il buon Giovanni ha espresso il suo voto, adesso esprimerò il mio voto e in questo modo il pubblico diventerà il decisore finale. Quindi io, per il motivo che ho detto prima, perché secondo me Oscar ha impostato bene emotivamente l'argomentazione, ha puntato in maniera, secondo me, efficace, come diceva Matteo, un discorso salvinista, diciamo così, e oltretutto è riuscito ad avere quei due guizzi veramente efficaci di risposta agli attacchi che Ivan ha cercato di mettere in piedi, il mio voto va a Oscar. E questo mette alla pari i due, uno a uno. Quindi adesso io do ancora un minuto al pubblico per votare. Ari vi piazza di nuovo un paio di volte il link, andate a votare e fra un minuto facciamo un bel refresh e capiamo chi dei due l'avrà vinta. Ah, poi tra l'altro devo anche dirvi che questa sera accadrà una cosa, cioè questa sera ci sarà un'invasione della live, ci sarà un'invasione. E colui che uscirà vincitore da questa sfida sarà colui che subirà l'invasione. esatto, l'invasione salviniana. Esatto. Nel frattempo vedo che in chat sono attivissimi, siamo quasi a 400 spettatori, quindi bene. Voi ricordatevi di mettere mi piace, così la live viene sparsa sempre di più. In un posto preciso o così a cazzo dove vediamo? No, volete anche nelle pagine di Manifesta Pornografia, anzi meglio se le buttate sulle pagine tipo sesso, droga e pastorizia, queste cose qua, alla grande. Se non lo conosceste dove andare, potete andare a cercare dove spedire a lemonparty.org. molto bene. Allora, direi che possiamo chiudere le votazioni e quindi andiamo a guardare e il responso. Ari, leggici il responso, fai un po' l'oracolo della situazione. Con 74 voti vince il concorrente 2. E quindi il pubblico? Ha votato Ivan. Ivan per il pubblico vince questa sfida. Siamo a 120, quasi 130 voti. Il pubblico è stato un po' poco ricettivo in questo momento e vi invito di nuovo a votare per le prossime sfide un po' di più. Con però quasi 40 voti di scarto, quindi insomma uno scarto considerevole, il pubblico ha deciso di dare questa vittoria a Ivan. Quindi complimenti a Ivan. Grazie. Pubblico, come sempre, dimostri che il pubblico non capisce un cazzo, più o meno come Juan, cioè il fin dei conti, più o meno come Juan. Possiamo dirlo? È lo slogan dell'Agora. Io alla fine, so. Lo slogan dell'Agora, il pubblico è un po' Juan. La democrazia non funziona, lo sappiamo. Non abbiamo solo trovato un modo migliore, però che la democrazia non funzioni lo sappiamo. No, un modo migliore c'era, cioè io Sauron, Mordor, il modello politico di Mordor per me funziona tranquillamente. Qualcuno tra l'altro, se guardi la chat, ha spoilerato chi sarà l'ospite particolare. L'ospite sì, vabbè, ma ormai spoilerà. L'ospite è quasi di dominio pubblico. Oh, grande, l'ospite ha autospoilerato se stesso, grande, ciao Esa! Bene, allora, io direi che a questo punto
Io ringrazio Oscar per la partecipazione, sei stato bravo e io, guarda, anzi io vorrei fare un colpo di stato e fare vincere te, anche perché non, Ivan in Agora ne abbiamo più nelle palle. Sì, fai. No, Ivan, hai rotto il cazzo, hai appena iniziato, hai già rotto il cazzo, cioè adesso... è dalla nascita che l'ho rotto. Vi ricordo a tutti quelli che interverranno che l'obiettivo è demonetizzare questa live. Beh, ma è già ormai, ripeto, io ormai devo soldi, dopo 20 minuti di live devo già soldi a YouTube, di cosa stiamo parlando? Quindi io chiedo a Oscar e Ivan di andarsene fuori dalle palle, grazie. Grazie Oscar. A dopo. Ciao, buona serata. Giovanni, nel frattempo butti un'occhiata alla chat e inizia a bannare un po'. Ecco, bravo Giovanni, ti voglio bene. No, è Ari che... In realtà sono stata io. No, sì, è Ari che fa la polizia. Bene, bene, bene. Chi è Clash of Crash è venuto? Cosa sta spammando, no, il suo canale? No, un altro, la live di qualcuno. Ok. Bene, bene, bene. Ciao, bravo, 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 bravo. Sei riuscito nel tuo intento. Bravo, bravo! Bravo. Allora, io nel frattempo ho già mandato il link ai prossimi due concorrenti, che sono il famigerato, pericoloso e anche inquietante, dottor Sirius Sedre. Black. Ah no, ok. Inquietante Sedre. E Emiliano Ippolito, che è una faccia nuova in Agora du Fer, quindi vedremo come se la caverà, e dovrà sfidare niente poco di meno che il doppio campione, il duplicemente campione, dottor Sedrei. Devo dire che è partita con ottime aspettative questa diretta, la prima sfida mi è piaciuta un casino, sono stati veramente bravi. Aspettiamo nonostante prima. I presentatori e il discorso. Nonostante i presentatori, sì, esatto. Vedi, i programmi seri, si dice di solito che la trasmissione riesce grazie ai presentatori. In questo caso nonostante. Sì. Esatto. È una cosa di cui vantarsi, secondo me. È una cosa di cui avere orgoglio. Tra l'altro, Rick, io assecondo una delle persone che sta commentando, che ha un nome improbabile, Bjorn Akerlund, l'ho mal pronunciato, che dice che vorrebbe vederti difendendo fervorosamente Blade Runner 2049 come il più grande e sontuoso capolavoro della storia del mondo. Mi divertirei un sacco, ma scherzi. C'ho talmente tante citazioni da sciorinare che mi sarebbe... E Nino Matafu, che dice che è la prima Agora che segue e sei innamorato. Suppongo di Ari guardandoti in faccia, però. No, dai, cioè, Ari ha troppi baffi, ragazzi. Di cosa state parlando? Ma avanti, cosa dite? Cioè, sarà innamorato di me. Quando la pubblicità devo andare in bagno? Perché? Oh, facciamo una pubblicità, dai. Perfetto, fai una pubblicità, vai. Quando le palle rosse prendono il sopravvento sul tuo schermo, Agora du Fer! Non so dove le ho lanciate, vabbè. Cosa sta succedendo? Io ho avuto paura perché Matteo ha indirizzato la videocamera verso il basso e ho avuto paura per un momento. Cosa sta facendo? Siamo in collegamento con la massoneria. Ma secondo voi, se adesso qualcuno estraesse il membro in diretta, sarebbe considerata molestia di massa? Potresti avere una class action? Ok. Non parlo più. Sperimento? Proviamo? Di fronte a 382 spettatori, voglio dire, ma io penso che neanche Rocco abbia mai tirato fuori il membro davanti a 380 persone. Comunque dicono che sono innamorati di me, che sono meglio di te, quindi... Vabbè, ma chi? Cioè, nel senso, avete detto sta novità. Io glielo dico sempre, ogni giorno. Non è vero, mi picchia ogni giorno. Oh, dottor Sedrei e Emiliano, dove sono finiti? Dove sono finiti? Se ne calano fuori ormai, avendo visto l'inizio. Non vogliono compromettersi. Allora. Vediamo un po', provo a scrivere in chat al buon Sedrei. Non so se ho come amico Emiliano. Comunque hanno scritto dalla chat che se lo tira fuori il dottore è porno di ottima qualità. Io non discuto le previsioni della gente in chat. Sempre peggio, questa live è sempre meglio o peggio, non lo so. Cosa sta facendo? C'è anche l'alcol adesso, anche l'alcol in live. Per chi di voi pensa che io stia bevendo champagne rosé, invece no, è succo di pompelmo, però pazienza. Bene, 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 ottimo. Ciao! Rashfire dice siamo tutti un po' Juan, la risposta che dobbiamo dire tutti noi è anche no.
No, no, grazie. Ti informano che sei terzo in tendenza in live. Oh no, molto bene, molto bene. Sì, speriamo che... Emiliano, siamo terzi in tendenza e tu non ti stai facendo vedere. Allora, forse... Però qualcuno c'è da Fusaro. Sono quasi tentato di metterlo in live, però... Facciamolo entrare. Fusaro in Agora du Ferro, cioè sarebbe meraviglioso. Cioè, ma è dietro la tenda verde che ce l'hai lì pronto. Fermi. Emiliano dice che ha problemi ad entrare. Emiliano, okay. Basta cliccare sul link che ti ho mandato via mail, ti si apre il form dove metti sì, entro nell'agorà, e dovrebbe essere tutto a posto. Cioè, nel senso, è tutto automatizzato, non c'è niente di particolare. Quindi prova, noi ti diamo un paio di minuti. Cioè, nel senso, ti diamo un paio di minuti e... Meno che non sia chiuso nell'armadio del dottore... Ah, potrebbe essere tutto un complotto del Tungo. Stato liberato al volo del povero Emiliano. Concorrente Giovanna, argomentazione: perché BioBlu è il miglior canale di informazione in rete? Sarebbe meraviglioso. No. 2HH, hai vinto internet. In supposte. Qui c'è Babu che protesta perché pensa che facciamo razzismo soltanto perché è un pupazzo. Beh, oddio, ecco, mettiamo, potrebbe essere una gara di argomentazione. Un pupazzo può essere considerato un essere umano? Ma no, quello non lo so, però un pupazzo può essere considerato più intelligente di un essere umano? Dipende. Se l'essere umano è 5 stelle, sì. Grazie, qui mi dà una svalangata di haters che domani arriveranno qui e mi diranno: Dufer venduto al sistema, ospiti i cattivi venduti al Bilderberg. Mamma. Al? Ridillo con parole tue. Le fantastiche rie del passeggiatore solitario. Emiliano ci sta dando qualche notizia? No. Niente? Pare di no. Emiliano! No, peccatissimo. Ancora un minuto e poi lo facciamo uscire dall'armadio. Sì. Ok, ma nel frattempo il PD sostiene questa live. Non ha parlato dal PD. Dottor Sedrei, cosa ne pensi della prima sfida? Beh, è stata molto, molto, molto carina. Mi è spiaciuto un sacco per Oscar. L'ho visto bene, più che altro la battuta su Gigi D'Alessio mi ha ucciso. È stato veramente, veramente bravo lì. Peccato, io ho votato per lui, però non ce l'ha fatta. Sì. Ma Emiliano nulla? Emiliano non arriva? Emiliano sembra di no. Ci chiedono nella regia, ma non possiamo iniziare con le prossime sfide e tornare indietro? Sì, no, perché in teoria. Se non arriva Emiliano, l'invasione avverrà esattamente ora. La live è in tendenza grazie al supporto di Renzi. Meraviglioso. Non è mia, è di Fede Cosmi. Cioè, Fede, sei un idolo, vinci un internet in supposte anche tu. Che bello. Allora, dal momento che Emiliano e Ippolito non sta entrando, io evoco. Aspettate, evoco, però il mio computer Pikachu, scelgo te! Io evoco. Suspense. Continuate a parlare che io sto facendo. Allora, lui non avevo capito. Lui evoca evoco qua, evoco là. Mano. Evoca. Verrai. Evocazione, ritiene. No, comunque, volevo dire che è una bellissima cosa che facciate... Cioè, che venga pubblicizzata la cosa di Cucina con D, che tra l'altro ho visto anche Delli la scorsa volta ha fatto la live, e infatti è una bellissima cosa, quindi invito anch'io personalmente per quel poco a donare. Io non l'avevo visto, sì, assolutamente. Per chi si fosse connesso da poco, Alessandro sta parlando della vicenda che umanamente ci tocca tutti, di Luca del canale Cucina con D, a cui è stata diagnosticata una brutta malattia. È una malattia che porterà un sacco di spese, e quindi la community ha cercato di unirsi in vista di questo, di aiutare con le spese. Quindi sotto trovate il link PayPal di Luca per la donazione. E se volete donare sarà una cosa importante, insomma.
È stato bello. Guarda, io tra l'altro non l'avevo neanche visto. Tranquillo, lascia vuota la live così, lascia decine e decine di secondi così senza nulla. Ho mandato il link all'invasore, l'invasore sta per entrare. Propongono Sedrei versus Sedrei. Che così vediamo, se perdi è un casino. Ma Alessandro, a te 2049 è piaciuto, hai detto, no? Moltissimo, moltissimo. Onda, potremmo massacrarci. Allora? E invece! Oh, mi sentite? Eccolo! Lo sentiamo! Ciao! E basta, se n'è andato. Basta. Passiamo alla prossima. Mi sentite? Sì, lo sentiamo. A posto, a posto. Ciao, caro. Ecco l'invasore, UESA l'invasore. Allora, io non vi sento più, però. Perfetto. Ci senti? Ah, vi sento adesso. Smetti di spegnere l'audio, cioè proprio quell'iconcina in cui tu togli l'altoparlante. Sì, ti sento, Rick. Allora mi ha chiamato come rimpiazzo. Sì, esatto. In realtà dovevi venire a disturbare Ivan, che ha vinto la sfida precedente, invece invadi Sedrei. Ma io vengo volentieri a disturbare, ma se ho capito bene l'antifona, adesso vado contro il bicampione? No, sì, è ingiustissimo. Faccio no, notare perché... il commento bellissimo. Ma chi è? Wilwush. Questa cosa mi perseguita. E Wilwush sta dicendo la stessa cosa di te. Ma chi è UESA? E io dico, no, questa cosa mi perseguita. Ah, pensavo che Wilwush dicesse chi è Wilwush. Cioè, non era. Comunque, volevo fare un grande saluto, vabbè, a parte a Giovanna, naturalmente, che ho paccato orrendamente nell'ultima live a cui dovevo partecipare. Non so se poi si è fatta quella live su Che Guevara, che insomma... Ordini di partito si è fatta comunque. Benissimo, vedo che i soldi del PD arrivano copiosi, molto importante. E poi volevo salutare Matteo Flora, che recentemente ha fatto un bellissimo video su YouTube sulla questione delle notizie di file OSE sulla gioventù, insomma, e la diffusione di questi file online, e si era posto una domanda etica molto interessante. Mi ha veramente coinvolto, gli ho dato una risposta a fiume e Matteo non ho mai saputo che cosa ne hai pensato della mia risposta, che ci ho messo veramente il cuore. Ti ho messo un cuoricino. Non l'ha neanche letta. No, neanche letta. Allora, leggo tutto. In realtà è che non ho ancora... No, leggo davvero tutto. Ma l'avete visto? Non sapevo del cuoricino. Allora, l'avete visto che leggo tutto? Devo inventare insulti sempre più fantasiosi per le persone sul canale, cioè la cosa che diverte, metà delle persone leggono i commenti solo per gli insulti. Guarda chi arriva! Grazie mille. Dopo. C'è la... No, vabbè, tranquillo, entra quando cazzo vuoi, non ti preoccupare. Scusate, ho avuto un sacco di problemi. Attenzione, c'è un doppio colpo di scena. Sì. Oltre all'invasione di UESA, entra Emiliano. Il che significa che, a mio insindacabile giudizio, le cose avverranno in questo modo. Sedrei ed Emiliano si scontreranno. UESA rimarrà qua con noi e UESA si scontrerà col vincitore di questa sfida. E non potete protestare. Quindi Wilwush a testa di serie. Esatto. Allora, bene. Meno male che hai detto di serie, censurandoti. Oscar propone un threesome, un'argomentazione a tre. Io penso di non volerla vedere. Cioè, io penso di no. Non si capisce una fava. In un threesome si capisce la fava di solito, ma soprattutto questa cosa. Allora, arrivati a questo punto... hai questa concezione patriarcale del porno. Fermatevi, perché stiamo sforando malissimo con i tempi, cioè facciamo schifo con i tempi. Quindi, arrivati a questo punto, la prima sfida che gestiremo in questo frangente è quello fra Sedrei ed Emiliano. Emiliano, intanto, vuoi presentarti? Dici chi diavolo sei? Buonasera a tutti, sono Emiliano, ho 18 anni e sono parecchio confuso in questo momento. Anche noi, tranquillo, si nota. È nella condizione ideale. Sono più confuso di te. Dai, Emiliano. Bene, allora,
Io adesso farò, avete visto come ho gestito l'altra volta, quindi adesso vi dirò qual è l'argomento e voi sulla base di quell'argomento avrete 30 secondi per pensare a come organizzare le idee e dopodiché avrete 5 minuti per scannarvi amorevolmente e argomentativamente su ciò di cui discuterete. Allora, siete pronti? Benissimo. L'argomento è film e libri. Ovvero, il dottor Sedrei, fammi vedere la griglia, scusa, che mi sembra sia. Sì, il dottor Sedrei, che è il concorrente 1 in questa sfida, dovrà sostenere che è giusto poter giudicare un film sulla base del libro da cui è tratto. Argomento di cui abbiamo discusso tantissimo negli ultimi mesi sul canale, e quindi secondo Sedrei sì, è una cosa giusta, e va fatto. Secondo Emiliano, invece, che è il solito purista, cinematografo, cagacazzi, secondo Emiliano no. In realtà libro e film sono due cose diverse e non si dovrebbe mai giudicare un film sulla base del libro da cui è tratto. Detto questo, io vi lascio 30 secondi per riordinare le idee e dopodiché vi darò il via. Quindi, sarà un argomento su cui vorrei vedere del sangue davvero, perché io quando ho pubblicato il mio video sul canale sono stato scannato da orde di cinefili che mi hanno detto no, non si può mica! I cinefili sono quelli dei cani? Esatto, i cinematografi sono quelli. È brutto il cinematografo, però nel frattempo è bello vedere Guesa che si sta leccando i baffi sapendo che colui che affronterà sarà stremato da questa sfida. Vero. Orribile. Però noi azzopperemo Wesa con un fucile da cecchino prima dell'argomentazione. Perché? Perché è giusto così. Guarda, così. Rick, se mi vuoi azzoppare, parla di badminton come la puntata scorsa che mi sono guardato prima. Io pensavo che fosse una specie di cricket e io avrei commentato a favore del cricket. bellissimo. Bene, allora, detto questo, giuria e ospiti, chiudete i microfoni. Io, Ari, prepara il cronometro perché inizierete la vostra argomentazione, Sedrei ed Emiliano, fra 5, 4, 3, 2, 1, Polemos. Beh, io partirei dal presupposto che film e libri sono effettivamente due cose diverse, hanno un bacino di utenza diversa. Non tutti oggigiorno hanno il tempo di dedicare dedicare alla lettura. Certo. Anche per questo credo che non siano paragonabili. Bravo, allora bravissimo, hai detto una cosa perfetta, non sono paragonabili, ma questo non implica per l'appunto che non si possa valutare una cosa come è un film tratto da un libro rispetto al poter valutare il film in modo assoluto come dovrebbe essere se si trattasse di un film nato per essere un film. Tu devi considerare, quando si parla di un film che è tratto proprio da un libro, che fondamentalmente quella è una seconda manifestazione della medesima narrazione che è avvenuta per la primissima volta all'interno del libro. Quindi la si può intendere come seconda manifestazione oppure come ampliamento. Ad esempio, un libro non ha gli effetti speciali, un libro non ha un sacco di cose, cioè un libro non ha la musica, un libro non ha gli attori. Non posso che essere d'accordo con te, sono d'accordissimo con te, ne è un ampliamento, però in quanto ampliamento tu devi valutare anche ciò che amplia, perché se tu valuti un terrazzo, lo valuti all'interno della casa, non valuti un terrazzo per la sua bellezza individuale. So che ci sono i grandi amanti dei terrazzi, però fondamentalmente quella cosa che ti interessa di più è l'architettura di contesto, il tutto insieme, quindi è come valutare semplicemente un mero effetto senza considerare la causa. Mi allora, trovi? Sono d'accordo... Diciamo che da queste premesse non sono d'accordo con le conclusioni, perché come fai a dire che, cioè, ad esempio, prendiamo Il Signore degli Anelli, un libro bellissimo, un film strepitoso. Non si possono paragonare i due... Ma come no? Ma scusami, allora se tu, come immagino, hai letto anche il libro, dove muore Saruman? Che fine fa Saruman? Tu lo scopri solo se ti compri il DVD con i 50 minuti in più di film di versione estesa. Invece nel libro tu lo sai e quindi giudichi il film sulla base della conoscenza che hai del libro. Però il libro quanti lo hanno letto rispetto invece quanti hanno visto il film? No, scusami, questa è proprio una falsità aberrante. Cioè il libro ha avuto anche 50 anni di tempo per essere valutato, mentre invece il film sono anche molti meno. Sicuramente hanno letto molti più libri. Libri del Signore degli Anelli
mettono sulle copertine immagini degli attori di quel film. Bravissimo, perché vengono valutati insieme, tanto il libro con il film quanto il film con il libro, ormai sono diventati un tutt'uno, come dicevo prima, una manifestazione abbondante del medesimo concetto, che quindi diventa oggetto di valutazione unico. Beh, sono contento di averti convinto comunque alla fine. Si possono valutare, ma non del tutto. Per dire, ci sono certi film che non hanno un libro e su cui poi è stato scritto il libro. Ok, qui però stiamo andando un po' fuori tema. Se non erro, stiamo andando un po' fuori tema, perché a quel punto vuol dire, puoi valutare il libro tratto dal film, cioè si può valutare indipendentemente un libro tratto da un film, come ad esempio Star Wars, che io avevo il libro di Star Wars e c'era anche il film, ma non... Io credo che si debba valutare il libro di Star Wars, che per inciso è anche una piccola oscenità letteraria, anche rispetto appunto anche rispetto al film, perché se tu valuti solo il libro già di un film non eccelso, a quel punto diventa veramente carta dato eletta, però non è questa la cosa di cui stavamo parlando in un primissimo momento. No, questa in realtà è il passo prima, no? Quello di cui stiamo trattando. È bello il discorso che stai facendo, nel senso, sono anch'io rapito dalla tua argomentazione, però c'è qualcosa che non mi torna. La cosa che non mi torna è che non si possono oggettivamente valutare due cose diverse, come valutare un bicchiere e una caraffa. Hanno funzioni manca diverse. Un minuto. Il bicchiere accoglie l'acqua, la caraffa versa l'acqua nel bicchiere. Ma secondo me, per rimanere in questa metafora di livelli iperuranici, fondamentalmente l'acqua è ciò che unisce le due cose, quindi è come l'anima. E se tu valuti una cosa, no, ne valuti anche l'anima. E l'anima in questi due contenitori, che sono il film e che sono il libro, è comune, è la stessa, è la medesima sostanza. Come direbbe Ruggero Rollini, è l'H2O, se non sbaglio. No, spero di no. Però se non ti convinco, si scende a patti fondamentalmente. Che silenzio degli innocenti! Mi ha atterrato. Silenzio degli innocenti. Scusatemi, no, fermi. Io do la vittoria a questa sfida a Michele Giacomini. Sì, esatto. Mi ha quasi ucciso scrivendo: Saruman cade dal terrazzo e muore. Io mi stavo cagando sotto dal ridere, sono stato male. Io do la vittoria a tavolino a Michele Giacomini. Yeah! Elimina sia Sedrei che Emiliano. No, scusatemi, ma cioè, io sono morto dal ridere. Allora, scherzi a parte. Bravi ragazzi, un applauso a entrambi, perché siete riusciti a tenere una giusto, siamo in sei qua, l'applauso si sente tanto, di solito applaudiamo in due, è una tristezza sconfinata quando parte un applauso con quelli in live, perché senti due stronzi che fanno clap clap, qui invece è stato coraggio. Anche se applaudiamo in sei, sei triste uguale, tranquillo. Sì, vabbè, è vero, però non per l'applauso, ecco. Allora, detto questo, bravissimi. Io adesso vi do la parola per dirci su cosa avete riflettuto, però prima di questo ricordo al pubblico che deve votare chi, secondo lui, è andato meglio in questa sfida. La sfida è il secondo quarto di finale. Trovate il link al sondaggio sotto in descrizione. Il concorrente 1 è il dottor Sedrei, secondo il quale, in questa sfida, i film sì, possono essere valutati sulla base del libro da cui sono tratti. Mentre Emiliano, che è il concorrente 2, fatti riconoscere Emiliano, parla... 2, eccomi. Il concorrente 2 ha detto che invece no, libri e film sono due cose differenti e non vanno paragonati minimamente. Andate a votare, avete circa 5 minuti di tempo per esprimere il vostro voto, siamo in 370, io spero che almeno un paio di centinaia di voti ci saranno. Quindi, anzi, ci sarà un paio di centinaia. E quindi, Ari, metti il link e adesso parlate voi. Scusate, altro commento che ha vinto. Emiliano è entrato in live perché aveva appena terminato la direzione dei millennials del PD insieme a Federico Lo Buono. In realtà non c'è nessuna crudeltà nel sorteggio. I sorteggi sono fatti completamente in maniera automatica, la decisione degli argomenti è fatta in maniera totalmente casuale, quindi non c'è nessuna crudeltà insita in me.
sono nessun pidiota è stato molestato per questo. Cioè. Esattamente, esattamente. Voto Emiliano. Oh, dai, no. Ok, dai, andiamo ragazzi, andiamo. Emiliano. Bah, allora, io posso dire che quando ho scoperto oggi pomeriggio di dover disquisire contro il dottor Sedrai, tipo uno dei miei punti di riferimento su YouTube, mi sono sentito un sacco di responsabilità. Ho detto adesso le cose sono due. Cioè, o non entro e per poco, insomma, ho rischiato, oppure mi prendo un flaccone di Lexotan in qualche modo, cerco di andare avanti. Tra l'altro posso dire una cosa, dire punto di riferimento su YouTube è un po' come dire punto di riferimento a riguardo delle televendite sui lavabo, cioè siamo sullo stesso livello. Sì, sì, essere famosi su internet è un po' come essere ricchi a Monopoli. Frase da scolpire nelle mani. Giorgio Mastrota siete Giorgio Mastrota del YouTube. No, invece... per quanto riguarda la costruzione argomentativa, devo dire, sono andato un po' nel pallone. Ho puntato tutto appunto su quali utenti guardano i film e quali utenti invece leggono i libri, e perché spesso i film sono più visti dei libri. E boh, l'ho mandata da quella parte lì. Mi sembrava efficace. Invece... No, ma in realtà, cioè, va anche detto che secondo me era molto più facile quello che dovevo difendere io, perché è comunque più semplice difendere il fatto che si possa valutare entrambi insieme, perché è l'opinione più diffusa. Poi, come ha detto Rick, è più un'elite di chi valuta probabilmente il cinema. Dillo alla shitstorm che si è scatenata quando ne ho discusso. Appunto, mi ha fatto pensare quando l'hai detto, perché non me l'aspettavo mai. Cioè, io pensavo piuttosto che fosse il contrario, che la gente si lamentasse È partito tutto perché ho fatto un video una Instagram story in cui, aspetta, di cos'è che ho parlato? Era un film che avevamo visto recente da poco. Un film, Predestination, un film su Netflix, sì, l'ho visto. Che è tratto da un racconto di Heinlein, che il racconto è bellissimo, il film è bellissimo, e tipo in 5-6 mi hanno risposto a quella storia dicendo sì, vabbè, ma non puoi fare questo discorso. E da lì è partito, io ho fatto un post su Facebook, e il post su Facebook ha avuto 50 persone che mi hanno scritto no, ma come, è impossibile che tu dica una roba del genere, al che ho fatto il video su YouTube, perché io sono uno a cui piace martellarsi i coglioni, e lì è partita la shitstorm, quindi è divertentissima questa cosa. Tutti in chat adesso a dire, beh vabbè, ma c'ha ragione il dottore, e quando l'ho detto io, quando l'hai detto tu avevi torto. Ovvio, assolutamente. Posso fare un applauso però a chi è andato contro il dottore, perché effettivamente ci vogliono due maroni così ad andare contro il dottore col sorriso sulle labbra. Quindi, bravo Emiliano, bravissimo. E non ho detto che sei bravo dottore, ho solo detto che ci vogliono due maroni così. Se togli prima di parlare il muto si sente di più, dottore. No, volevo solo applaudire col suono, era questo il mio scopo. Ma bisogna dire che anche andare contro The Rock ci vogliono due maroni così, cioè nel senso non è che abbiamo fatto un paragone intellettuale così. Comunque, bene, dopo questo silenzio imbarazzante... Avete parlato in 16, anch'io. No, dicevo Rick che contro The Rock non vai mica col sorriso, magari col dottore sì, dai. Tu sai cosa è capace. Scusa, Besa, se vuoi ho qua un coltello, se vuoi rigirarlo nella piaga un'altra volta. Perché è il sorriso dell'ingenuità e degli innocenti, come giustamente già ho sentito. Senti che silenzio. Riflettere su un minuto come minimo. Guardate che l'innocenza è una condizione bellissima, l'ingenuità pure, quindi voglio dire. Besa, cosa c'è di meglio? Besa, però le fangirl così non le vedevo da un po', anzi fanboy qua. Apro e vedo Besa. Ho appena finito di vedere è Uesa, Matteo, è Uesa. Besa. È come Kurosawa. No. Kuro Uesa. No, io continuo così come continuo a dire Juan con la J. Dicevo, apro e vedo Uesa. Ho appena finito di vedere la prima stagione di Attack on Titan e pensavo che il gaso per stasera avesse raggiunto l'apice. Mi sbagliavo.
Cioè, c'è gente che a questo punto può tirare le mutande sul muro e rimangono appese, secondo me. Ma scusa, Matteo, ma per lo stesso discorso di Vesa e Giovanni, tu sei Matteo Gup Flora? Ah, lui è Matteo Gran Premio Flora. Gran Premio! No, non ti dico tutte le combinazioni con GP che si possono venire fuori, perché altrimenti mi chiudono il canale adesso. Non farlo, non farlo neanche tu. Bene. Granny Power? Anche ci sta Granny Power. Io ti squalifico, Uesa, per Granny Power, però è bellisso. Era carino. GP, non so cos'altro ci possa essere. Scriveteci anche in chat qualche altro genere porno con GP e ve lo leggiamo in diretta. Allora, bravo Gvan. Tornando alla serietà a cui si può ambire in questa live. Non esageriamo. Vi ribadisco, andate a votare. Avete ancora un minuto per votare. E stavolta vorrei prima sentire il voto del pubblico e poi esprimere il mio e quello. Due a cacca fa cortesemente notare che il sito di Strawpoll è affidabile quanto il server del Movimento 5 Stelle. Vabbè, però almeno non ci dobbiamo affidare il destino di una nazione, dai, cioè, nel senso, cerchiamo di soppesare anche quello che conta. Bene, bene, bene. Gran pene si può mostrare, cioè, nel senso, nella chat, dai, voglio dire. Sì. Fantastico. Okay. Gran penè. Allora, facciamo un bel refresh e vediamo qui come sta andando la votazione. Allora, nonostante il pubblico sia estremamente restio questa sera a votare, perché sì, abbiamo 93 voti, ma ragazzi, ma che cacchio state facendo? Ma volete andare a votare? È il partito dell'astensionismo che vince sempre. Sì, sicuramente. Su, cioè, su gran pene sono caduto dal ridere, sì, probabilmente. Sì, allora, c'è anche gran pelato, vorrei far notare. Ed è il bellissimo gustoso pilastro che viene proposto da Germania di Vicino. È una JoJo reference? Il pilastro. Allora. Se qualcuno in chat la becca. Allora, abbiamo un centinaio di voti, però il divario è molto ampio, quindi votate, merda. Che il voto del pubblico non potrebbe venire ribaltato, perché siamo a un centinaio di voti e più di 50 voti di differenza. Il pubblico direi che attualmente sta dando la vittoria a Sedrei, cioè concorrente 1. Io adesso do la parola a Giovanni, che ci dice come valuta questa gara e poi esprime il suo voto. Voglio morire. Cioè, dopo, allora, che devo dire? C'ho paura di essere troppo popolare, però io voto per il ragazzo piuttosto che per l'anziano. Perché effettivamente per dibattere col suo idolo su YouTube, tenere testa così, io lo incoraggerei. Una sola, scusatemi, però io qui sono, credo, più giovane di tutti e tre, ma l'unico che si prende del vecchio sono io. Cioè, ho capito tutto, ma è molto ingiusto. Quanto c'hai? 40 anni? Cioè, noi abbiamo 35, cioè... Io ne ho 18. Se ne va. Abbiamo perso il concorrente. Scusa, dottore, perché hai delle tette sullo sfondo? Scusate, non potevamo dire la veretta, diciamo che ne ha quante? 35, eravamo d'accordo. Ci credo. Comunque faccio notare che la percentuale di votanti nella live è esattamente come quella del popolo italiano. Cioè, hanno vinto ancora gli astenuti. È il partito degli astenuti, sì. Che bei momenti. Oh, mamma mia, sto male. Cioè, io vi giuro, male di qua. Le legislative 2018, facciamole nell'agora, vengono anche meglio, secondo me. Cioè, guarda, allora, se voti con quello, voti meglio di sicuro dei server. Vabbè, faccio notare Giostra Pubblica, che in effetti non è male. Da quanto ho capito, il voto di Giovanni va a Emiliano, giusto? Sì. Confermi? Assolutamente, largo ai giovani. Ok, dai un ultimo refresh per accertarci che il voto del pubblico vada verso Sedrei, così Rick, io faccio largo della bilancia. Non ha chiesto nessuno. Posso fare una domanda, Rick? Dimmi. Ascolta, Rick, siccome io dovrei affrontare il vincitore di questa sfida, posso votare per Emiliano per buttare fuori il dottor Sedrei, che sicuramente mi batterà su temi tipo il badminton?
Ma se ci ho perso sul badminton, questo è un colpo basso. Faccio notare che nessuno ha chiesto chi voto io, non ve ne fotta niente, ma avrei votato il dottore. Ma tu sei qua a fare da sfondo, Matteo, sei qua a fare da sfondo. Come e a fare le combinazioni con GP. Ari, cioè, tesoro, io sono a fare da sfondo, con una differenza, che io faccio la parte brutta e non ristrutturata. Cioè. Allora, quindi siamo fondamentalmente 1-1. La percentuale degli astenuti è quasi quanto quella delle doppie usate da Juan. Io devo fare l'ago della bilancia, quindi anche se comprendo le ragioni per cui Juan ha votato Emiliano, io devo per forza votare quella che è stata la struttura argomentativa e quindi quello che è venuto fuori nelle parole che si sono detti Emiliano e Alessandro. Eppur ammirando tantissimo Emiliano, perché è riuscito in ben due occasioni a rimettere in piedi il discorso, nonostante colpi da KO quasi del buon Sad Ray, io, Emiliano, non posso che dare il mio voto ad Alessandro, perché la sua argomentazione è comunque stata molto più fluente, molto più efficace, e quindi dal punto di vista argomentativo sicuramente ha avuto la meglio lui. E oltretutto è più giovane di te, quindi e anche questo è un punto a favore. Bravo, quindi, bravissimo. Bravo Emiliano, comunque. Visto ancora di più per il 14enne Sad Ray. Beh, comunque l'ho votato anch'io Sad Ray, quindi cioè... No, ma... No. Io voglio che vinca questo punto, non ci tristezza. Non ce lo smoliamo. Allora, detto questo, ciò significa che nella prossima sfida, e rimarranno online i due contendenti che adesso si massacreranno, e ci aspetta una sfida meravigliosa, vi avviso. Io, Emiliano, ti ringrazio, è stato bello insomma averti qua. Era la tua prima partecipazione all'Agora? Sì, prima. Era la prima, però tu eri già entrato una volta in una mia live, se non sbaglio. Mai. Qualche tempo fa? No, mi sono sbagliato con un'altra persona. No, va tranquillo, bene, fai quindi, citazione cioè, a cazzo, va bene lo stesso, non ti preoccupare. Fai come fosse il tuo show. Cioè... Come se fosse il mio canale. Potrai partecipare alle prossime Agora tranquillamente e allenati, mi raccomando, la prossima volta ti metto contro Sad Ray e lo massacri, ok? Lo farò. Grazie Emiliano, buona continuazione. Serata. Ciao. È un modo carino per dirgli levati dal cazzo, vero? Allora, ci siamo. Dottore contro l'invasione finalmente, allora ci scuseranno i concorrenti dei prossimi quarti di finale, ma UESA 26 minuti fa ha deciso di invadere senza il permesso di nessuno, senza che nessuno gli desse link o coordinate, ha deciso di invadere l'Agora du Fer. Ho questo potere. Quindi, ha questo potere, lui entra nelle live della gente. E quindi adesso io mi trovo a dover indire una sfida di invasione fra Sad Ray e UESA Channel. Allora, prima di tutto, se qualcuno di voi non conoscesse UESA, presentati un po' di quello di cui ti occupi. Sono un ragazzino che ha appena finito il liceo, ho fatto il liceo scientifico, ho compiuto 18 anni ieri e ho un canale in cui mi occupo principalmente di Favij e Ciccio Gamer. La cosa tragica è che una di queste cose è vera. Però, però lo ricordiamo più di tutto perché ha fatto la comparsa in due puntate del Willy il principe di Bel-Air. E quindi, insomma, sarà diventato famoso sicuramente per quello, sicuramente non per le sue doti youtubiche. E ha appena fatto quello. Outing. Ah no, aspetta, quello era Willush. Quello era Willush. Allora, detto questo, adesso io vi do l'argomento. Avviso il pubblico che, vai sotto in descrizione, sotto qua, avviso il pubblico che per votare questa gara dovrete votare la semifinale a sorpresa. Quindi lo straw poll, il sondaggio che serve per votare questa gara è il semifinale a sorpresa. Sì, ma dovevi dirlo dopo, però... No, beh, ma votano dopo, nel senso, tanto non è che... Ne sei sicuro? Se votano prima sono delle teste di minchia. E forse ci sono tante teste di minchia, ma detto questo... L'argomento è uno di quelli belli. L'argomento è uno di quelli belli e abbiamo forse le due persone giuste per parlare di questo argomento. Perché quelli di prima facevano cagare, sì, non ho capito. Direi proprio di sì. Se allora, mi mandi su Wikipedia, te lo dico. Si parla di molestie, signori. Si parla di molestie. Parliamo di molestie, quindi parliamo di un tema. Pratichiamole. Chi molesta meglio vince.
Allora, pubblico, state bene attenti, perché questa sfida rimarrà nella storia dell'Agora. Tanto adesso magari fanno un'argomentazione de merda, fanno scena muta per 5 minuti. No, protesta. Allora, molestie. Secondo il concorrente 1, dottor Sedrei, è meglio molestare Kevin Spacey. Mentre secondo il concorrente numero 2, Waze Channel, è meglio molestare Louis C.K. Sì, abbiamo a che fare con due persone dai gusti strani. Uno preferisce molestare Kevin Spacey, l'altro preferisce molestare Louis C.K. Quindi avete 30 secondi di tempo per pensarci e dopodiché, al mio via, 5 minuti per scannarvi amabilmente. Io l'avevo detto che uno dei due aveva appena fatto outing, eh? Cioè adesso io non è che voglio dirlo così. Che io l'ho fatto la settimana scorsa, quindi ormai è tardi. Poi le tette dietro, non sei credibile. Guardate, sono quasi le 10:30 e siamo solo alla secondo quarto di finale. Fantastico. Stasera finiamo alle 2. Ok. Allora, i picchi di sessiness di Joanne mi stendono. È un effetto collaterale, sì. Oddio santo, meraviglioso. Tutto ciò è bellissimo. Sì, Valeria, tutto ciò è bellissimo. È detto proprio da molestatore, tra l'altro. Con questa argomentazione è venuto un brivido. Storia di YouTube. Bene, quindi direi che siamo pronti. Certo che siamo, no, scusami, pronti. Sedrei e Vesa sullo stesso schermo e la cerniera dei pantaloni va giù da sola. Adesso. Parlando di molestie, tra l'altro. Bene. Bene, quindi 5, 4, 3, 2, 1... Polemos. Allora, il motivo per cui dovremmo tutti quanti desiderare di molestare C.K. Lewis è la sua capacità creativa. Se tu vai a molestare un Kevin Spacey, tu hai un interprete, quindi anche la sua reazione alla tua molestia, che poi lo scopo della tua molestia evidentemente è instillare una reazione non voluta, la reazione involontaria, no? Quella del Marchese de Sade nella tua vittima. Avresti sempre il dubbio se stai assistendo ad una performance attoriale o a qualcosa di creativo, perché con Kevin Spacey, che è una maschera, un'eccezionale maschera, un attore meraviglioso, ti domanderesti sempre, ma quale maschera sta indossando di tutto il suo repertorio? Mentre invece il problema è con chi indossa sempre la stessa, che è orrenda. Questo però è un dato di fatto. Sì, che Lewis è orrendo. Stiamo parlando di due uomini oltre la cinquantina, probabilmente poco gradevoli per tutti. Voglio dire, per quanto entrambi poco gradevoli, devi comunque consogliere un frutto raro che è il capello rosso. Se permetti, Kevin Spacey ricorda Berlusconi, io non so quanto vorrei molestare un clone di un molestatore. Ma stai scherzando, ma invece è proprio quello il fatto. Come hai detto tu, Kevin Spacey è in grado di indossarti tutte le maschere che vuoi, c'hai tutte le fantasie della molestia che puoi avere, c'hai la fantasia del presidente, vuoi andare sotto la scrivania dello studio ovale e avere divertimento? Lo fai con Kevin Spacey. C'hai la fantasia dell'uomo di mezza età che si fuma le canne ed è in mezzo ai petali. Ti va? Vuoi sentirti bella per la prima volta? Vuoi fregare il casino con 21? Lo fai con Kevin Spacey e nel frattempo c'è la manina sotto che ti diverte perché lo molesti. Cioè, ma non c'è il gusto dell'originalità, è come leggere un libro già letto per la terza volta. Voglio dire, se tu vai con C.K. Lewis, hai sempre quella capacità di improvvisazione, hai sempre quel qualcosa, quel feeling sarcastico con la vittima, che da un lato subisce la tua invasione salviniana, di cui poi abbiamo già parlato prima, ma al tempo stesso ha quella capacità di leggere fra le righe, per cui, ehi, adesso, con un non oso immaginarmi la situazione in cui mentre lo stai molestando mi fa ehi, siamo con Kevin Spacey non mi sentirei il primo, penserei ma qui ci siamo già passati tutti da spettatori, io sono il miliardesimo che rivive questa dov'è scena, devi andare a è solo un altro dove vanno i camionisti, perché lì si mangia bene, se ci passano tutti un motivo ci sarà, la molestia di qualità la trovi da Kevin Spacey, questo è un dato di fatto, c'ha anni di esperienza, sono 20 anni che lui gira nel mondo delle molestie, ma scherziamo, lui si che neanche, non ha neanche una denuncia per molestie, per aver fatto la pipì negli asili, neanche quella c'ha, Kevin Spacey una miriade. Ho capito che cosa vuoi dire, dottor Sedrei, ma ti voglio dire una cosa, se io sono un molestatore, ovviamente, mi ritengo al di sopra da un punto di vista morale, nel senso che io sono amorale e lui è soltanto vittima, e soprattutto mi ritengo una sorta di maestro. Se io vado da Kevin Spacey, appunto clone di Berlusconi, mio Dio, che cosa ho da insegnare? Finisco per sentirmi io molestato. Se io vado da un C.K. Lewis che non ha il coraggio di far altro che di smanettarsi davanti a due ragazze in croce, è evidente
gente che ho tantissimo da insegnargli. C'è tutto un mondo che lui ancora non conosce perché si limita all'onanismo, capisci? E allora che la mia molestia gli serve, perché sì che gli entra un trauma. Come faccio a traumatizzare Kevin Spacey, Cedric? No, però vedi, è sbagliato. Questo è un punto che è comprensibile, no? Però è sbagliato di concetto, perché se tu vuoi molestare qualcuno, tu vuoi molestare il più grande dei molestatori. Cioè, se tu vuoi diventare un campione in uno sport, non vuoi battere Gigetto che abita vicino a te. Tu vuoi battere Ronaldo a calcio, vuoi fare il tunnel a lui. Quindi fare una pippa a Kevin Spacey è l'apoteosi per lo sport di chi fa le molestie. Molestatori sessuali con... No? C'è una falla in questo tuo argomento, dottor Sedrei. Se io voglio battere Ronaldo, non voglio fare un tiro in porta con Ronaldo portiere, perché Ronaldo non è un portiere. Se io voglio battere Ronaldo, voglio fare più gol di Ronaldo e quindi avere delle vittime in serie, come possono essere... Quindi tu dici che te la giocheresti di quantità. Cioè, tu vorresti... Chi molesta più gente vince, fondamentalmente, Louis C.K. Invece con Kevin Spacey... Ma voglio almeno replicare l'esperienza di Kevin Spacey. Voglio dire, Kevin Spacey si è arrogato il gusto di prendere una, sicuramente, vittima ingenue e fare ciò che gli è parso. E C.K. Lewis ha dimostrato con queste pippe da accappatoio aperto un'ingenuità che siamo molestatori. Non siamo commossi? Sì che siamo commossi. Hai ragione, siamo molestatori. Allora, però, scusami. Vedi, a me è questo, probabilmente quello che ci divide, è il fatto che io adoro il maestro, colui che ti insegna l'arte, e quindi andare con lui fondamentalmente è tanto insegnare. Ma perché imparare. Sei un molestato e non un molestatore? No, sei un non molestato è vero, e non molestatore. Non è vero, sarei un molestatore. Non sei un vero molestatore. No. Io su questa me ne vado di nuovo. Guarda, è meglio sei tu il maestro. Sei tu il maestro, Cedrei. Sei tu il maestro. Senti il maestro dentro di te, devi sentirlo dentro di te. È lui che deve sentire te dentro di me, di lui. Cioè, io voglio essere sentito da Kevin Spacey dentro di lui. Questa è la verità. Grazie a Dio, è finita. Per fortuna è bravo, grandi ragazzi, grazie. È lui che deve sentire te dentro di lui, è fantastica. Fare il tunnel a Kevin Spacey. La molestia di qualità. Tipo uno spot. La poesia. Fare il tunnel a Kevin Spacey. E la tua argomentazione ha una palla. Parlando di questo, cioè, nel senso, siamo di fronte alla meraviglia. No, veramente bravissimi, ragazzi. Mi sono divertito come un deficiente. E questo doveva essere questa argomentazione. Quindi eravate quelli giusti. Per la molestia, sottolineo. Per la molestia. Il commento più bello è di Ivo Amari. Ivo Amari dice, secondo me, Uesa credeva realmente a quello che diceva. Ma è perché sono un Kevin Spacey, nel senso del grande attore. Meraviglioso, meraviglioso. Allora, vabbè, questa sarà una sfida difficilissima da valutare, però questo è il duro lavoro che dobbiamo fare. Quindi, prima di lasciare la parola ai due concorrenti per molestarsi ancora come si deve, io vi ricordo che per votare a questa sfida dovete andare sotto in descrizione e trovate il link di fianco al semifinale. C'è una semifinale a sorpresa, è questa, andate a votare, il concorrente 1 è dottor Sedrei, fatti riconoscere dottor Sedrei, e lui ha sostenuto il fatto che è meglio molestare Kevin Spacey, mentre il concorrente numero 2 è Uesa Channel, concorrente numero 2, fatti riconoscere. 2. Benissimo, e per votare lui che ha sostenuto che è meglio molestare Louis C.K. Avete circa 5 minuti di tempo per votare, esprimere il vostro voto, fatelo in massa, siete in 400, dico di nuovo che almeno il 50% di votanti sarebbe il minimo, visto che non vi costa niente, brutte facciacce di cacca. Bene, detto questo, lascio la parola a voi per sentire cosa si può aggiungere a cotanta beltà. Vado io, dottor Sedrei. Devo dire, Eric, che te la sei studiata bene, molto carina questa. Mi sarebbe piaciuto un sacco, però, guarda, un sacco. Ci ho proprio pensato, da chi preferireste essere molestati? Sarebbe stato ancora più divertente, secondo me. Il dubbio su questo, però secondo me su questa seconda sarebbero venute fuori delle cose da galera. E quelli proprio... questo è certo, su questo non c'è dubbio, perché siamo proprio stati tranquilli, puliti. Cioè... Però siamo sul canale di Rick, quindi noi possiamo fare qualunque cosa e va tutto nella sua fedina penale. Sbaglio, c'è canale. Contratto con YouTube. Non penso funzioni così. Siamo sull'ex canale di Rick. Siamo sul buco nero che una volta era il mio canale. E non dico altro. Dottor Sedrei, voglio sentirti.
Sì, no, pardon, non avevo capito, toccava a me. Allora, io vorrei prima di tutto sfruttare una piccola cosa, cioè sono molto molto contento di aver conosciuto, tra virgolette, live, anzi, Vesa, come veni chiamato stasera. No, perché è un po' che ti seguo, non avevo la minima idea che saresti venuto, sono molto contento di averti conosciuto. E, sono contento anch'io, un vero piacere. Puoi molestarmi anche dopo, se preferisci. Se iniziare già adesso o aspettare un attimo. Se avete finito i pompini, noi staremmo votando. No, vabbè, comunque è stato bellissimo. E come hanno scritto, ho notato in chat, la cosa secondo me è verissima. Questa forse è una delle più belle di tutte che sono mai state fatte. Io ne ho fatte un po', ormai ci vivo in sto canale quando fai l'Agorà, però è veramente una delle più belle. Bravo Rico come l'hai scritta e bravissimo Wesa per come l'ha interpretata. Matteo, tu che dici? A me è piaciuto tantissimo. Allora, è stato bellissimo vedere le due argomentazioni. C'è stato un momento in cui si è andati un po' per la tangente su è meglio battere Ronaldo, è meglio fare più gol di Ronaldo. No, vabbè, ma guarda che Louis C.K. è carino e coccoloso. Anche qui mi è piaciuto tantissimo la differenza nei toni. Il dottore è sempre stato pacato come se avesse in tasca la verità, del tipo dovesse solo spiegarla così, metterla solo in luce, ma era inconfutabile che fosse quella. Wesa ha avuto Vesa lì, sì, perché ho davanti un monitor montato così, no, con Vesa. È stato invece geniale con mille riprese che davvero si notano proprio i due stili. Credo che molto di chi voterà sarà legato non tanto agli argomenti, perché come argomentazioni secondo me è stato davvero una lotta tra titani, ma molto molto equilibrata. Credo che voteranno per stile, secondo me. Se ti è piaciuto, sì, di più la fredda e compassata quasi precisione chirurgica del dottore, o l'emotività e la gigioneria di Wesa. Sì, sono molto d'accordo con questa analisi. E tra l'altro devo dire che si sono incastrati in maniera perfetta, cioè nel senso, tra l'altro parlando di molestie, è molto importante che ci si incastri in maniera perfetta. È stato interessante questo, perché molto spesso abbiamo visto durante anche le agora precedenti che quando tu hai due stili molto differenti, capita che venga fuori un'argomentazione estremamente spaccata, molto difficile da seguire. Qui invece non è avvenuto. Questo è avvenuto, non è avvenuto anche perché l'argomento era di per sé satirico, era un argomento molto che chiamava all'essere cazzoni. Forse con questi due stili argomentativi così differenti, in un argomento più serio sarebbe stato molto più difficile. E invece qua sono un attimo, essere cazzoni in una parte di molestatori, però è fantastico. Ormai è tutto così, cioè è tutto così, la serata finirà così, sarà tutto un meme di questa argomentazione. Quindi no, beh, complimenti veramente a entrambi. Nel frattempo andate a votare, c'è Ari che sta spammando il link per il voto in chat. Giovanni, tu cosa ne pensi? Penso che si siano compenetrati molto bene. La stavi aspettando da 6 minuti. Me la sono proprio pensata da 6 minuti, sta cosa. No, ma non saprei, sai, sono indeciso. Cioè, effettivamente... ma non esprimere ancora il voto. Non esprimere. Se c'è. Non c'è, cioè, è molto difficile. O vado per preferenze di stile, perché così, come dicevo, sono proprio... Si vede che si sono piaciuti da subito entrambi, ecco. E quindi, niente, sì. Mi è piaciuta molto la metafora calcistica, anche come sono entrati, insomma. Secondo me non sporgeranno l'uno denuncia nei confronti di No, Massimo sarà gender. L'approccio è stato inizialmente diffidente, però sì. Poi si vedeva che è stato feeling. Sì. È per quello che poi non si sono scontrati. No, dopo si ascoltavano, infatti. Si ascoltavano. È un rapporto di ascolto. Esatto. È nato un amore in Agora Parlando di molestia. È nato un amore in Agora Dufer. Scusatemi, ma devo proprio dirla questa: non tutte le molestie vengono per nuocere. Non potevo non dirla. Tu ma sai, vero, che adesso col buco. Prenderanno questo audio e ti sputtaneranno a vita con non tutte le molestie. È possibile. Bene, allora direi di andare a guardare il signor pubblico, quello che sta facendo. Perdonatemi, un altro delle cose del pubblico che vorrei segnalare, Luigi Russo che dice che figari.
Sì, cioè, siamo... Beh, palese, dai, insomma. Se lo dice anche lei, come vedete, Ari è contraddistinta dalla modestia estetica, e quindi... come si chiama? Luigi Russo, prendi l'indirizzo che okay, domani faccio un giro, sì, sì. Prendi l'indirizzo sì. di casa che domani esatto. faccio un giro. ok, detto questo, il pubblico sta votando, stavolta per ribaltare un po' la posizione esprimo prima io il mio voto, poi vediamo il pubblico come vota e poi se necessario sentiamo il voto di Giovanni. Allora, io... essendo molto in linea con ciò che ha detto Matteo, baso la mia valutazione proprio sulla struttura, direi, estetica dell'argomentazione, e quindi sulla scelta di Wesa, da un lato, di affastellare un sacco di esempi, controesempi, metafore e figure retoriche, oppure lo stile proprio compassato e quasi aristocratico con cui Sedrei ci ha sempre abituato. Allora, Wesa, secondo me, per come la vedo io, vince questa sfida perché il suo affastellare tantissimi elementi di fatto ha costretto Sedrei a stare sempre in risposta. Cioè io ho visto questo, ho visto un Sedrei che ha dovuto continuamente rincorrere ciò che Wesa gli lanciava addosso. E anche questo, quando si parla di molestie, può essere interpretato in mille modi, ma non vogliamo farlo, vogliamo soltanto dire che, secondo Rick Dufer, questa sfida è stata vinta da Wesa, quindi il mio voto va a lui. Ari, tu cosa ne pensi di questa sfida? Infatti, vogliamo sentire il parere. Stavano femminile. Scrivendo che vogliono il mio parere. È vero. E allora, tu hai già detto che io hai detto votato. Il mio voto, sì, sì. Ok. Sì. E io non so che voto è il mio. Boh, vabbè, un voto. Sì, fra parentesi. Nel senso, come ragioni su questa argomentazione? Ok, io appunto per il fatto che... in realtà Wesa sembrava molto convinto, nonostante lo stile pacato del dottore fosse molto diplomatico, quello di Wesa mi ha convinto di più, proprio come convinzione, perché guardava in telecamera con sguardo profondo e quindi convinceva proprio il pubblico. Sguardo profondo. Ah no, tra l'altro hai fatto notare un elemento importante, che sì. Nelle altre argomentazioni non è venuto fuori, l'uso della telecamera, perché ricordiamoci questa nuova argomentazione che fa uso di una telecamera, quindi l'elemento visivo è fondamentale. Come primo Oscar ha usato il tabellone con il numero, Wesa lanciava degli sguardi che erano evidentemente delle molestie. Cioè, io mi sono sentito un po' denudato dallo sguardo di Wesa. Sono un po' il mio brand, questi sguardi. Ora tu li hai chiamati molestie. Io non so cosa trarne, Rick, ma insomma sarebbe il mio marchio di fabbrica. La demonetizzazione è sicuro, cioè. Bene. Andiamo a vedere cosa sta dicendo. D'altronde lo sguardo, faccio notare che se non l'ha cambiata a breve, è anche la header del canale con questo sguardo messo proprio lì che ti osserva e ti penetra. Sì. Matteo, tu hai capito. Matteo, tu hai capito. Bene, bene, visto che si sono fatte le 22:40 e dobbiamo fare altri due quarti di finale, poi le semifinali e poi la finale, io direi di chiudere il voto del pubblico. E Ari, cosa è successo? È successo che hanno votato in 120 e stronzi. Ha vinto il concorrente 2, ovvero, se non sbaglio, Wesa con 75 voti. Il pubblico vota per Wesa, sì, è ufficiale. Bravo. Quindi rendo ufficiale il fatto che il voto di Giovanni non serve un cazzo. Che va sempre bene comunque. E quindi per un incredibile 2-0 Sedrei viene spodestato. Quindi dopo aver vinto il suo quarto di finale, l'invasore ruba il posto a Sedrei. Vedete che ha ragione Salvini? Vedete che ha ragione Salvini? Esatto. Ma doveva andare nell'altro quarto. È ingiusto, doveva andare di là. Cioè me l'ha infilato per buttarmi fuori, di la verità. E fu così, tra l'altro me l'ha infilato in questa conversazione. Non dovevi dirlo. Ma anche per buttarlo fuori, che in effetti... Questo spezzone di live verrà intitolato Come Sedrei divenne leghista. Questo è... Bene, bene, bene. Allora, caro pubblico, grazie per aver espresso il tuo voto. Quindi Wesa Channel spodesta Sedrei e va in semifinale, di volata in semifinale. Si scontrerà poi contro Ivan Ercanotta, vincitore della precedente quarto di finale. Io adesso quindi non vado a letto, no, non sto per andare a letto. Ci vai a letto 4 ormai, eh.
Uesa e Seth Ray se ne vadano fuori dalle palle con la benedizione di Louis C.K. e di Kevin Spacey. Certo, chiamiamola benedizione. Ciao, è stato un piacere, esatto, buona serata a tutti. Piacere mio, ad Ale, ciao, buona serata, ciao. Ok, allora, io nel frattempo mando l'invito in live ai prossimi due concorrenti e è stato veramente divertente, devo dire, questa sfida è stata molto molto divertente. È capitata a fagiolo, adesso possiamo dire è capitata a fagiolo, siamo al di fuori di tutto il discorso molesto, eccetera, eccetera, quindi bene, Rick Dufer, la voce dei poteri forti. Grazie. Bene. Beh, la prossima argomentazione, tette o culo, è stato uno degli argomenti della primissima Agora Dufer. Cioè, pensate come è partita seria l'Agora Dufer. Alla prima puntata, una delle prime argomentazioni fu... E come è rimasta seria, oltretutto. Tremo per il prossimo argomento, a questo punto. No, beh, i prossimi sono abbastanza tosti. Aspettiamo... Tra l'altro, io utilizzavo il tablet per mandare messaggi subliminali. Cioè, nel senso che... Quando ho sentito il tunnel a Kevin Spacey, io sono morto. Cioè, quello è stato un momento altissimo e importante. Alta poesia. Alta poesia. Ecco Anselmo. Buonasera, Anselmo. Buonasera. 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 Dirk Pitt dice, ma qua facciamo mattino, e se chiudessimo tra un po' si facesse una seconda parte domenica prossima. No, adesso velocizziamo, non preoccupatevi. Chiudiamo sempre entro le 11.40, 11.45 chiudiamo, quindi non preoccupatevi. Anselmo, che ci fai qua? Chi sei? Cosa vuoi da noi? Allora, salve, sono Anselmo appunto, e ho 19 anni e sono un eretico, parlo da Torre Pellice, diciamo capitale tra virgolette del valdismo in Italia. Per il resto faccio ancora il liceo, faccio l'ultimo anno e non so ancora se voglio andare a fisica o filosofia o giurisprudenza. Ho la testa completamente piena di roba e non vi so dare ordini. Ho parlato anche troppo. Ok, grazie, benvenuto quindi all'Agora. Mentre dall'altra parte abbiamo Adrian. Ciao Adrian. Buonasera. Benvenuto. Raccontaci chi sei e cosa fai qua. Allora, ho 19 anni, sono una matricola di filosofia all'Università di Catania. E mi trovo qui perché un amico mio, che segue anche lui, Rick, sa che la mia capacità espositiva è inversamente proporzionale al numero di persone che stanno ascoltando quello che dico. Quindi più persone ascoltano, più faccio casino, non mi ricordo un cazzo, mi impappino, eccetera. E quindi mi ha sfidato a partecipare a questa gara. E io ho accettato di buon grado perché comunque mi sembra divertente. Quindi... Tranquillo, ci sono poco meno di 500 persone, quindi non sono tanti. Ah, benissimo, grazie. Un piccolo teatro, non preoccupatevi. Allora, benvenuti ragazzi, quindi voi siete due volti nuovi per l'Agora, tra l'altro quasi coetanei, quindi due giovincelli, però Seth Ray è più giovane di voi. Detto questo, io direi di consegnarvi subito l'argomento. Quindi, qual è l'argomento? L'argomento è stato prescelto da Ari, e quindi Ari, lascio decantare a te l'argomento. Ah, scelgo anch'io chi dice cosa. Beh, il concorrente 1 è... Aspetta, sulla base della griglia. Il concorrente 1 è Anselmo. Ok, il concorrente 1, allora, Anselmo, dovrà sostenere l'opinione che l'arte è soltanto quella tradizionale, quella che si può fare con comunque soltanto le mani e le cose artigianali. Invece, il secondo concorrente, Adrian, dovrà sostenere che in realtà l'arte trova il suo sviluppo nel digitale e quindi sarà interessante vedere come si orchestra questa cosa. Molto bene, quindi arte tradizionale versus arte digitale. Il concorrente 1, Anselmo, arte tradizionale,
Adrian, arte digitale. Insomma, avete mille argomenti su cui spaziare a riguardo. Adesso vi lasciamo 30 secondi di tempo e dopodiché vi daremo il via. Quindi pensateci un po' e elucubrate mentre giovani. Una delle cose che dicono sotto che è molto vero è che l'inquadratura di Anselmo con intorno questa cosa nera alle spalle sembra molto Pennywise che ti guarda da sotto il tuo bambino. È vero. Bambino, vuoi giocare con me? Chi dice è quel talebano? È una finestra buia. È scritto benissimo perché è scritto quel spazio tale spazio bano. No, in realtà questa inquadratura di Anselmo andava bene per l'argomento precedente, quello di Wesa e di Sedrei. Cazzo c'hai dietro un albero di Natale? No, è la mia finestra. Allora adesso concentratevi perché avete 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Polemos! Guarda, visto che la tua argomentazione è proprio debolissima da difendere, ti faccio iniziare, prego. Tu parti da... tu già stai facendo un'azione non corretta. La tua argomentazione è molto debole. Allora, mettiamo le cose in chiaro. L'unica arte è quella artigianale, è quella che si fa con le mani. Non è possibile fare arte in altri modi. Perché? Perché l'arte è un qualcosa di codificato, è un qualcosa che deve essere, che deve avere secoli e secoli di storia, perché altrimenti noi non sappiamo come definirla, non sappiamo cosa farne, come interpretarla. Tutte queste forme di cosiddetta arte moderna sono tutte quante senza storia, non hanno ancora una loro coerenza e come tale non possono essere definite arte. Sono, per quanto ci riguarda, per il momento sono ancora scarabocchi di bambini senza alcun significato per ora. Guarda, prego. Bel tentativo, però sinceramente parto dall'inizio della tua argomentazione. I criteri di codifica e di giudizio dell'arte sai benissimo che non sono niente di assoluto, in quanto l'arte è produzione umana e quindi i criteri stessi sono definiti dagli uomini. Poi, certo, devono essere rielaborati, devono essere definiti bene nel corso di secoli di storia, questo è sicuro, è chiaro, però, e neanche sto dicendo che l'arte artigianale, l'arte tradizionale non sia arte, assolutamente, però, come giustamente tu fai notare, l'arte digitale adesso, che il digitale è il principale mezzo di produzione, di intrattenimento, di arte, di qualsiasi cosa, ora ti spiego perché dico questo, perché tu dici adesso muovi i primi passi, giustamente, per carità, assolutamente sì, però scusa, le altre arti dove hanno iniziato? Dal nulla, chiaramente, tutto è iniziato dal niente, poi ovviamente se tu ti vai a vedere la storia dell'arte, mano a mano anche le singole correnti, quando venivano piano piano, timidamente muovevano i primi passi nell'ambiente mainstream e venivano subito blastati immediatamente, però poi, diciamo, ognuno, a seconda degli autori, si guadagnava la propria popolarità. E così anche per l'arte digitale. Ora, la cosa più importante, secondo me, per cui l'arte digitale non può essere radiata assolutamente, per cui deve essere considerata arte, è che il digitale è la nuova forma di espressione di questo millennio, assolutamente la prima e la più importante. Cioè, tu non puoi fermare e frenare l'estro creativo umano soltanto sulla base di un criterio vecchio di millenni, con tutto il rispetto per l'arte di fino al secolo scorso, cioè comunque una storia infinita. Però credo che sia il momento di lasciare andare, lasciar correre, fare iniziare il percorso dell'arte digitale in quanto nuova forma di creazione di arte umana, appunto, di espressione massima della creatività, appunto. Poi c'è anche da dire che l'arte digitale, mentre ormai le arti manuali sono state sviscerate abbastanza bene, l'arte digitale ancora proprio è qualcosa di incomputabile per il nostro cervello, cosa ci permetterà di fare. Quindi è proprio il futuro, è senza ombra di dubbio il futuro. Chiaramente guardando sempre al passato, rispettando le arti precedenti, però
cioè mi sembra abbastanza ovvia. Per questo ti dicevo che l'argomentazione da difendere era deboluccia. Allora, le arti, le arti che sono anche un minuto, sono nate quando è nato l'uomo, essendo nate quando è nato l'uomo, sono nate con la civiltà umana e pertanto sono quelle le arti da prendere in considerazione e da mantenere. Le altre arti no, non sono neanche delle arti, mi sto sbagliando, le ho definite arti, non lo sono, perché sono un'ulteriore rielaborazione di qualcosa che è già stato rielaborato, che guarda, con questa è uscito fuori. Con questa mentalità da Torre d'Avorio ti assicuro che l'umanità non sarebbe andata lontano né nell'arte né in qualsiasi altro campo della conoscenza, del sapere. La filosofia non sarebbe nata se l'avessimo pensata così. No, allora tu stai sviando il discorso. Assolutamente, io parlo dell'arte. Cosa sia arte, dell'arte digitale. Non di cosa una cosa abbia portato cosa, scusa. Chiaramente, ovvio, tu dai tempo. Allora perché mi esci dal discorso? Tu dai tempo e vedrai che l'arte digitale verrà decantata. È finita, ragazzi, è finita. Bravissimi, intanto, bravissimi veramente. Argomentazione completamente diversa rispetto a quella che abbiamo sentito fino adesso. Comunque, intanto, complimenti perché mi siete piaciuti. Prima di cominciare a ragionare su quello che avete detto e fatto, vi porto un applauso anche da parte di tutto il pubblico. E ricordo al pubblico che per votare questa sfida dovete andare sotto in descrizione e trovare il terzo quarto di finale. Nel terzo quarto di finale vi si aprirà una scheda con concorrente 1 e concorrente 2. Il concorrente 1 è Anselmo. Fatti riconoscere, Anselmo. Ciao. Ok, lui è Anselmo e ha argomentato il fatto che l'arte è solo quella tradizionale, mentre il concorrente 2 è Adrian. Fatti riconoscere, Adrian. 2. Lui ha argomentato il fatto che anche l'arte digitale è considerabile un'arte. E quindi votate, avete 5 minuti di tempo, Ari in chat vi condividerà, vi spammerà il link, voi andate a esprimere il vostro voto. Detto questo... Detto questo, ho visto il commento che ha vinto il tutto stasera. Grazie, che è... E Di Maio ha paccato anche qui. Bene, Di Maio ha paccato. Convenzionati di Ari, Maio. Cosa ne pensi di quello che hanno fatto Adrian e Anselmo? Allora, mi è piaciuto molto un argomento in particolare che però è stato trattato un po' alla fine di Anselmo, che ha parlato appunto della nascita dell'uomo con l'arte, che secondo me era un argomento molto, molto potente. E d'altro canto il ritmo incalzante di Adrian si faceva sentire. E come ulteriori magari spunti da argomentare in entrambi i sensi, da una parte a sostenere l'arte tradizionale poteva essere magari appunto far presente che poteva portare il digitale a una sorta di taylorismo, quindi all'arte fatta tutta in serie e quindi alla banalizzazione. Sì, la banalizzazione, la snaturalizzazione, non so se esiste come termine, dell'arte. Mentre dall'altra parte il digitale poteva comunque portare come argomento la questione della velocità, che l'arte si può comunque portare a termine in modi più veloci adesso che si ha la possibilità. La riproducibilità, sì, esatto, dell'arte. Un'altra cosa che non avete toccato, e vi giuro, è la cosa che secondo me sarebbe... Non so se voi siete appassionati di queste cose, però nessuno ha parlato del videogioco. Che io quando ho pensato a questo tema ho detto qua sicuramente la prima roba che viene fuori è se il videogioco sia arte, che alla fine è uno dei dibattiti sull'arte che spesso vengono tirati fuori. Tra l'altro ho visto recentemente una bellissima conferenza fatta al MoMA in cui si parlava del fatto che il videogioco è arte perché è ricomposizione di design, e il design, se lo si considera arte, allora anche il videogioco lo è, però questo è un altro discorso. Invece non avete toccato minimamente l'argomento, cosa che mi ha abbastanza stupito, però dall'altra parte
a me è piaciuto tantissimo all'inizio Anselmo quando ha fatto la retorica dell'offeso. Cioè ha detto, no vabbè ma dai, cioè, stai scherzando, cioè tu parti già così, allora è come dire no, non ti parlo più. Io lì stavo morendo, cazzo, però Anselmo dovevi portarla fino in fondo quella cosa lì. Cioè tu dovevi fare l'offeso per tutta quanta l'argomentazione, sarebbe stata una figata. Lì sarebbe stato fighissimo. Mentre di Adrian mi è piaciuto molto, a parte la capacità di costruire un discorso molto coerente, che è stato molto efficace. E poi, come qualcuno ha fatto notare in chat, Adrian fa come Žižek, si tocca il naso mentre abbiamo il Žižek dell'Agorà. Che peraltro è in programmazione neurolinguistica una dei... in realtà uno degli esempi principali del fatto che la persona non crede in quello che sta dicendo. Il toccarsi il naso è il segno di insicurezza principale. Beh, ti dico, sinceramente, questo mi viene confutato da Žižek, che è uno casualmente, che non solo crede in quello che sta dicendo, ma che se provi a confutare ti massacra e continua a toccarsi il naso. Non so, voi ragazzi, come avete ragionato per costruire questa argomentazione? Poi sentiamo anche Matteo e Giovanni cosa hanno da dire. Chiederei al mio concorrente di iniziare a parlare. Arrivo. Sì, certo. Allora, intanto non sono andato sul videogioco perché io lo considero terreno debole, sinceramente, visto che la questione è molto dibattuta se sia arte o meno, no? E non avrei avuto le argomentazioni di Rick, per esempio quella sul design per sostenere, quindi avevo paura di tirarmi la zappa sui piedi. E poi, boh, sono andato un po' a braccio, cioè quello che mi veniva in mente alla fine, io ci credo al fatto che il digitale nasconda sfide nuove per la creatività umana, quindi un po' era quello che credo, un po' erano frecciatine al concorrente, un po' erano cazzate così. Quindi sì, fondamentalmente un po' di tutto. Sì, era abbastanza equilibrato, infatti, il tuo discorso. Bravo, mi è piaciuto. Anselmo? Allora, io ho provato abbastanza a scagliarmi, anche se non credo in generale a quello che ho detto. Ritengo che l'arte sia anche il videogioco, anzi, il videogioco riassume in sé tutta una serie di arti diverse, cinema, letteratura, fotografia, lo sport, riassume in sé tutta una serie di arti diverse in una quindi nuova forma d'arte, esattamente. Sei provato a sostenere una posizione in cui non credi. Che è una delle cose belle dell'argomentazione, la teoria dell'argomentazione è molto bella proprio per quello. Sì. Perché ti trovi a sostenere magari cose in cui non sai, di cui non sai conto. Però, nel senso, hai tirato fuori, a un certo punto, hai detto una cosa che ho detto, eccolo, adesso arriva fino in fondo. Quando hai cominciato a parlare del fatto che l'arte contemporanea è solo ricombinazione di cose preesistenti. Lì però dovevi premere l'acceleratore, perché la più grande obiezione all'arte contemporanea digitale è proprio quella che tutto ciò che l'arte digitale utilizza è solo la ricombinazione di elementi che sono stati sviluppati in arti precedenti e tradizionali. C'è un filosofo dell'arte, che era filosofo dell'arte, che ha parlato tanto di arte, che è Gunther Anders, il quale negli anni 70-80, quando avevano cominciato a nascere le prime forme computazionali di arte, aveva proprio detto questo: se noi andiamo ad analizzare tutto quello che è l'arte contemporanea, non c'è un'invenzione. E non c'è un'invenzione perché è tutto ricombinazione di elementi preesistenti. Certo, la risposta potrebbe essere che anche l'arte tradizionale è ricombinazione, però lì avresti avuto un bel sentiero, secondo me, avresti messo in difficoltà il tuo avversario. Giovanni, Matteo, che ne dici? Io stavo leggendo qualcosa su Diderot proprio oggi, e ho scoperto che discutevano su cosa fosse vera arte, se quella che rappresenta ancora la realtà oppure no, già allora. Qui, insomma, il discorso rimane sempre lo stesso. Poi uno può anche dire, sì, c'è la faciloneria del mezzo, per cui tutti sono fotografi, magari ci vedono scie chimiche, e poi rompono le scatole a me, magari perché dicono che ci sono le scie chimiche nel cielo. Però quante croste c'erano anche prima, quante cagate si facevano anche prima, insomma. Magari l'uomo delle caverne dice che
sono più avvantaggiati quelli che hanno i pennelli, le tempere. Poi c'è, se non sbaglio, Van Gogh non sapeva proprio dipingere. I Sex Pistols non sapevano suonare, però erano i Sex Pistols, voglio dire. Quindi discutere sul mezzo con cui si fa arte a me non mi dà niente, insomma. E quello è il punto. Certo, certo. Criticherà sempre il mezzo nuovo. Però lascia... non vale niente come argomentazione, insomma, criticare il mezzo. È tutta una questione di genio creativo. Però ci sarebbe tutto da aprire il discorso di quanto genio e medium siano separati, perché non è così facile. Sì, certo. Poi sembra un po' facile il discorso. Sì. In realtà c'è tutto un mondo di argomenti da sviscerare. Certo. Capisco la tua posizione, però non è così semplice. Perché il mezzo c'ha i suoi limiti, però questi limiti comunque ti possono far aguzzare l'ingegno per sviluppare cose nuove. Ma addirittura per esempio Heidegger sosteneva che l'arte è il toccare quei limiti. Cioè l'arte si ha proprio quando tu arrivi all'argine del mezzo, quando arrivi al sentiero interrotto del mezzo artistico. E quindi tu non puoi separare il genio dal mezzo, perché certo. Il genio si manifesta solo quando arriva al limite del mezzo. E quindi è molto complesso. Se fosse aperto a questo argomento sarebbe esploso il pandemonio. Però sì, sicuramente è molto interessante discutere anche di questo. Matteo? Allora, premesso che questa volta i due argomenti non erano proprio pari, cioè Anselmo si è trovato davvero un po', secondo me, in difficoltà. È l'unica delle sfide che secondo me non era perfettamente calibrata. Cioè nelle altre era un po' più calibrato la posizione da difendere. Detto questo, credo che ci sia stata, almeno per me c'è stata una differenza molto importante tra Anselmo e Adrian, dove Adrian effettivamente... si è un po' destreggiato meglio, probabilmente sia per la facilità dell'argomento, sia per un po' più di spigliatezza. Non mi è piaciuto la partenza di Anselmo, perché questo incespicare molto nella partenza, soprattutto a seguito di una provocazione, secondo me non l'ha fatto partire con il verso giusto. Detto questo, ragazzi, io direi, come dice Alessandro Poli sotto, velocizziamo, perché sennò non dorme più nessuno. Quindi secondo me molto bravo Adrian, molto in questo momento un po' meno bravo Anselmo, riconoscendo però che aveva una posizione davvero poco difendibile. Giusto, giusto, sono sicuramente d'accordo anche su questo. A volte capita che l'argomento abbia uno squilibrio dall'una dall'altra parte, anche di questo possiamo tener conto nel voto, e vediamo cosa ha deciso il pubblico. Allora, il pubblico che ha votato con 95 voti e si esprime con un 76,84% dei voti, con il concorrente 2, ovvero Adrian. Quindi il pubblico decide di dare questa sfida ad Adrian. Cosa ne dici? Beh, anche io ad Adrian, per quanto comunque sia stato avvantaggiato, però chiudersi troppo nel bigottismo non so quanto possa aiutare, insomma, si è dato più la zappa. Qui si aprono altre questioni. No, bene, bene. Allora, quindi il mio voto diventa ininfluente. A questo punto io sancisco la vittoria di Adrian, che passa alla semifinale. Quindi diventa il primo semifinalista dell'altro lato della griglia. E ringrazio Anselmo. Grazie Anselmo, spero sia stato divertente. Sì, è stato un enorme piacere partecipare. Spero di poter ripartecipare in futuro. Sicuramente ci sarà occasione. Buona continuazione. Ora vi chiedo di uscire così che io possa fare entrare gli ultimi due concorrenti. Auguri Adrian. Ci vediamo dopo. Come si esce da qua? Come si esce? E in basso c'è il pulsante per spegnimento della chiamata. Mostrami chi sono gli altri due concorrenti. Yep. Mi sa davvero, Rick, che bisogna un po' correre perché c'è un po' di gente scazzata anche in chat. In realtà ci sono ancora 4 sfide. Ce la facciamo l'agora va sempre fino alle 11.45. Sì, lasciamo anche una forza a Catania intanto. In realtà questa sera è andata un po' più lunga, appunto perché c'era il
nono concorrente a sorpresa, per Uresa, ma insomma rimarremo comunque nei tempi prestabiliti tutte le altre agora. Adesso aspettiamo che entrino Emanuele Ambrosio e Alessandro Tomaselli e vedremo che cosa accadrà. Devo dire che mi sono divertito molto nel vedere se Anselmo, nel momento in cui gli sono mancati gli argomenti all'inizio della sua risposta, avesse giocato molto sul fare l'offeso, ma l'avesse fatto meglio, sarebbe stato molto figo. E invece è un argomentativo interessante. In realtà l'impapinarsi è una di quelle cose che denota proprio bravura, il fatto di togliersi, perché impapinarsi succede a tutti. La capacità di destreggiarsi quando va tutto a donnine allegre invece è una di quelle cose davvero complesse. Eccoli entrambi. Allora, saluto entrambi. Prima di darvi la parola, vi dico solo che Valeria Lattanzio dice: l'agorà è uno stile di vita. L'agorà è uno stile di vita. Non si dorme quando c'è l'agorà, ha i suoi tempi. E io sono d'accordo, brava Valeria, l'agorà è uno stile di vita. Comunque, benvenuti ad Alessandro e Emanuele. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, ciao. Prendete due brevissime parole per presentarvi. Emanuele. Ok, parto io. Sì, sono Emanuele, ho 27 anni, sono un laureato, non dico in cosa. Sì, ho partecipato già una volta ad una agorà, però non è andata bene. Ed è il motivo principale per cui sono qui, per riprovarci, ma già so che andrà male anche stavolta. Prego. Molto Alessandro. Bene. Grazie. mi chiamo Alessandro Tomaselli, sono molto felice, diciamo, e onorato anche di partecipare per la prima volta all'Agorà. Sono anche un po' perplesso, ma è una sfida e bisogna affrontarla. Chi siamo? Questa è pure la domanda che pure il senso della vita, quindi se già questa è la domanda che mi fate, no, non lo scopriremo solo vivendo. Ecco, non è questa, diciamo. E rimanendo collegati. Non è l'argomento dell'argomentazione, adesso io vi dirò qual è invece l'argomento che dovrete sostenere l'uno e l'altro. Allora, l'altro dei due non lo facciamo presentare, chi cazzo è, chi se ne frega? Emanuele, si è già presentato. Ho già parlato. No, già stai dormendo. Matteo Flora, guarda, se hai degli aneurismi durante la live, ti ricordo a spegnere il cervello, non sono affari miei, ok? Volevo invitare Andreotti, aspetta che mi metto qua un secondo. Poi i problemi parte di neurologia. Allora, detto questo, siamo all'ultimo quarto di finale. Smettila, Matteo. Che bella interpretazione. Bella, molto, molto Andreotti. Allora, siamo all'ultimo quarto di finale. E Emanuele Ambrosio è il concorrente 1 e Alessandro Tomaselli è il concorrente 2. Qual è l'argomento? L'argomento è sesso, visto che ci piace molto durante questo quarto di finale, sessualità. Yeah, sessualità. Allora, il concorrente numero 1, ovvero Emanuele, fa il bigotto della situazione e deve sostenere il fatto che il sesso in realtà è qualcosa che per l'essere umano è sacro ed è importante preservarlo e non va trattato come tutto il resto. Bisogna preservare la verginità, bisogna proteggere l'imene e tutto quanto ne venga, perché il sesso è più importante e delicato del resto. Alessandro invece è uno convinto che il sesso è una cosa profana, ovvero dobbiamo trattarlo come tutto il resto, come il denaro, come andare in macchina, come giocare al casinò. E non dobbiamo fare delle preferenze. Detto questo, io vi do 30 secondi per pensare a come argomentare, dopodiché vi darò il via. No, è sempre bello quando viene fuori il sesso su Agorà, perché le persone saranno imbarazzate. Yeah! E quindi diranno un sacco di stronzate. Ah no, perché le molestie invece erano proprio una cosa così, all'acqua di rose. Alessandro e Riccardo non sembravano minimamente imbarazzati. No, mi sembravano proprio nel loro elemento. Coincidenze? Io questo non credo. Bene, allora, ora che vi siete presi un po' di tempo per pensarci, io vi do il 5, 4, 3, 2, 1, Polemos. Ok, parto io perché mi sono costretto a difendere la posizione un po' più storicamente, diciamo, consolidata. Partirei col dire immediatamente che la vita, appunto, è una cosa sacra, questo è un fatto acclarato. Per cui anche la sessualità... Per cui bisogna fare sesso molto spesso, non diciamo solamente in quei frangenti decisi da qualcun altro, no. Vedi magari
non so chi stai per dire, ma sicuramente... Aspetta, Alessa, abbi pazienza, aspetta. Io ho detto la vita è sacra. Ma come si fa ad avere pazienza se parti con questa cosa qui? Cioè, questa è una cosa che non bisogna... bisogna avere la libertà di esprimersi e non di avere pazienza. Cioè, questa è una cosa fondamentale, mi tocca nel profondo, ma ti do 30 secondi, scusa. 30 secondi, grazie per il tempo, grazie per la concessione, però all'atteggiamento tipico da libertino, l'atteggiamento tipico da sessantottino... Ma meno male che non la pensiamo come te, cioè come qualcuno che rinchiude il sesso, cioè che cos'è qualcosa di rinchiuto? Sì, ma poi qualcosa si finisce come Louis C.K., si finisce come Kevin Spacey, scusa, cioè se liberalizzi ma speriamo, così... Ma speriamo, ma come magari? Come speriamo? Ma fammi capire, perché non vedo... Scusa, riparto dal principio, visto che mi sembra che non ti sia molto chiaro la mia... Basta che non cominci dicendo in principio qua, come apri la Bibbia, la prima pagina... Così. Così dalle origini, allora parto dal dire una cosa molto semplice: la vita è una cosa sacra, per cui il metodo con cui ci si riproduce, con cui si trasmettono i propri geni, che tra l'altro è una cosa molto particolare, non chiara nemmeno da un punto di vista scientifico, quindi va presa con attenzione, per cui anche il mezzo, quindi la sessualità, va presa con attenzione, va, come dire, va considerata come una cosa sacra altrettanto come la vita. Sì, ma lui, ovviamente, certo. Non ci si può comportare col sesso come se fosse una cosa da prendere alla leggera. Appunto, come ho detto prima, si finisce col finire come Louis C.K., come gli schemi in spesi della situazione. No, aspetta. Prego, No, io non lo sai perché credo che c'è una cosa di sbagliato. Quando tu dici bisogna prendere la vita sacramente, io dico sacramente, giustamente, ma non sacramente per quello che dici tu e che imponi agli altri. Cioè, in un frangente rinchiuso, in un frangente... Cioè, ovviamente tutelare, ma diciamo... Quindi riconosce appunto l'importanza... Riconosco solo quello, l'importanza di tutelare l'altro, ma non di costringerlo ai tuoi dettami. No, ma infatti non sto dicendo, non sto parlando di costrizione, la mia posizione non prevede appunto nessuna costrizione, sto cercando solo di convincere le persone... Che il La famo alla vecchia maniera, famolo... No, io dico famolo strano. Un po' di dirlo, faccio... Come dire, faccio parte appunto il, come dire, l'avvocato del diavolo della situazione, visto che ultimamente le cose sono diventate un po' troppo libere, secondo me, però è mia libertà e nella mia libertà esprimere questa opinione, quindi sto semplicemente cercando di convincerti. Io sto cercando di capire, no, io non voglio essere convinto perché mi trovo benissimo così come sono. No, prego, sì, fai il libertino della situazione. Ma ecco, basta che non lo faccio con te, il fatto è che io ho la libertà di scegliere e tu hai la libertà di scegliere, ma se la tua opinione, diciamo che è un'opinione dittatoriale che ci costringe a fare solo quello che vuoi tu, finiremo a fare tutto quello che vuoi tu e ad annoiarci. Ma guarda, ho semplicemente detto che è preferibile fare in un certo modo, non nessun dittatore, nessuna costrizione, nessun tantomeno divieto. La mia capire che la vita è una cosa sacra, per cui il metodo con cui si trasmette la vita è altrettanto sacro, quindi va preso in considerazione seriamente, ecco, non diciamo per procreare esclusivamente, ma anche per divertirci, no? Cioè, noi lo vediamo ci come sono tante infatti, mo, ci sono le droghe, non so, drogati, ma non fare ma come le droghe? Ma cosa stai dicendo? Le droghe. È finita? Scusa. Sì, un minuto. Dicevo, sì, drogati, non so, bevi, alcolizzati. Ma come drogati? Ma fai quello che... Se tu ma cosa fai... stai dicendo? Ma no, io... Cioè, scusa Maria, io me ne vado. No, puoi andare effettivamente, perché evidentemente sì, perché non hai compreso... Diciamo che quest'ora ho dei bisogni io. No, ma non bisogni, perché dico io, bisogni, se ti vuoi divertire... Bisogni. Capisci? Ah, bisogni, scusa, ho detto bisnonni, che in effetti è la posizione che sto difendendo. Dicevo, ti puoi divertire assolutamente, però non male, coinvolgendo, ti concedo appunto questa cosa, però non coinvolgendo altre persone, né tantomeno... Io non mi diverto da solo! Ma drogati nel corso della tua casa, non lo so, è divertente. Stop, ragazzi, è finita! Allora, altalenanti fra il bloccato e il violentissimo, bravi. Ok, adesso faremo un paio di ragionamenti. Prima di lasciarvi la parola, però, ricordo al pubblico che questo, per votare, è l'ultimo quarto di finale. Quindi sotto in descrizione, oppure in chat, lo sta condividendo ora Ari,
trovate il link dove esprimere il vostro voto. Il concorrente 1 è Emanuele, eccomi, che alza la mano e si fa riconoscere. Eccomi. Perfetto. Il concorrente 2 invece è Alessandro. Fatti riconoscere, Alessandro. Ciao. Ok. Fate l'amore e fate la guerra. Emanuele ha sostenuto la parte bigotta del sesso, mentre Alessandro è un libertino sfrenato. Fate il vostro voto sulla base di chi è stato più persuasivo, chi ha costruito l'argomentazione migliore. Detto questo, avete 5 minuti per votare. Io lascio la parola ad Emanuele e Alessandro per dirci, insomma, cosa avete pensato mentre preparavate l'argomento. Sì, parto io, se non ti dispiace, Alessandro. No, scusa, dai. Sì, sostanzialmente sono partito da un concetto e attorno a cui ho costruito, diciamo, dei corollari, cioè quello della sacralità della vita. Siccome appunto il sesso è il mezzo per trasmettere la vita, quindi ho cercato un po' di girarci intorno, di girarci intorno cercando di argomentare appunto che sul fatto che anche il sesso, anche la sessualità va presa seriamente come la vita, come la costituzione della vita, come la preservazione della vita. Intanto vedo così il tizio che gira così nella sua stanza, quindi ho cercato di portare anche un altro argomento, cioè quella di Louis C.K., di Kevin Spacey come in precedenza, per cercare di far capire che eccedere, ecco, nella libertà sessuale può portare appunto a queste conseguenze, commettendo una fallacia di brutta china, però vabbè, chi se ne frega, tutto no, è consentito. Io infatti là mi sono ricollegato perché, diciamo, queste che possono essere chiamate perversioni, diciamo, anzi, lì si parla di reato penale, ma nel senso proprio di delitti, di molestie e abusi, lì è stato, mi ha sporto il fianco perché l'ho pensato, è proprio questo essere costretti, limitanti. Perché alla fine è così, se sempre ci dicono cosa dobbiamo fare, a un certo punto uno arriva a un punto che dice no, adesso faccio come mi pare e vado a eccedere. Per questo sfogarsi di volta in volta, diciamo, ci aiuta ad avere una sessualità più libera, questo ho pensato. In effetti è vero, non avevo considerato questo rovescio della medaglia, che in effetti si prestava a critiche. Diciamo che forse, Emanuele, quella che tu hai fatto diventare una fallacia di brutta china, potevi giocartela in maniera più proficua se non facevi quell'iperbole, cioè nel senso potevi portare delle tematiche un po' meno forti rispetto all'omicidio, perché lì effettivamente gli hai dato un assist, non da poco, sì. Però insomma... Sì, Come diciamo spesso nei nostri episodi dei replicanti, quello che in una situazione è una fallacia può diventare un punto di forza se giocato bene nel contesto giusto. Quindi una fallacia di brutta china, se giocata in maniera meno iperbolica, poteva forse portarti un vantaggio. Matteo e Giovanni? Però io non posso dire ancora il mio parere, giusto? No, aspetta, dal voto. Quindi niente, cioè... Inizio io intanto, dai. Sì, meglio te, poi io non so. Allora, non posso spoilerare. Non puoi spoilerare. Mettiamola così. Giochiamocela questa volta un filo più sul concetto di errori. Secondo me Emanuele ha fatto più errori. E per errori intendo, per un sacco di volte ha dato un po' di armi all'avversario. Ha alzato un po' troppo la palla. Ha alzato la palla, tra l'altro, partendo da una posizione un po' più complessa, cioè la di non fizzarsi rispetto a determinate parti. Poteva essere comodo quando parli all'interno della tua bolla, cioè se avesse semplicemente dovuto andare di confirmation bias all'interno di una sua congrega che già la pensava come lui, forse avrebbe funzionato, ma dovendo convincere una serie di persone all'esterno che non sapeva quale tipo di risposta avrebbero avuto, forse il polarizzare così fortemente lo ha lasciato un attimo in difficoltà. Mi ritrovo ancora, come nel discorso prima, aveva un po' una posizione abbastanza impresentabile, cioè era davvero un po' più complesso, vogliamo dircelo, no? Quindi da quel punto di vista, secondo me, c'è stato uno sbilanciamento dovuto un po' alla difficoltà del tema, dal punto di vista in realtà non del tema in sé, un po' per il fatto che comunque sono state lanciate un po' di palle. Con questo non voglio dire che non è stato bravo Alessandro a coglierle, per la carità del cielo, tutt'altro,
però credo che sia abbastanza evidente, no? Un paio di questi lanci, ne hai parlato anche tu, Rick. Sì, sì, sono d'accordo. Uno, guarda, qui Emanuele, secondo me, il peccato di principio del tuo discorso è stato proprio partire con il tema della sacralità della vita. Cioè, quella è una cosa, cioè, parti, eventualmente puoi arrivare a sostenere una cosa del genere, ma metterla a presupposto, anche in chat, per esempio, alcuni hanno detto, vabbè, la sacralità della vita, data così per scontata, in sì, realtà non è una condizione di principio, chiaramente, sì. Ho cercato di metterla lì così, però in effetti non era ben argomentata. Sai, le petizioni di principio possono andare bene quando l'argomento trattato è qualcosa di non così vicino a ognuno di noi. Una petizione di principio, per esempio, sul discorso dei robot, potrebbe funzionare. Una petizione di principio sul sesso rischi proprio di zapparti. Se hai, come diceva Matteo, se hai un pubblico già molto propenso ad ascoltare quello che dici, allora può andare bene. Se il pubblico è molto variegato e non è adinolfiano, come penso il mio pubblico non sia, speriamo, speriamo, oddio, non lo so, magari sorpresa, ecco, penso sia un piedi. Proviamo a vedere il pubblico come sta andando. Nel frattempo, allora, io personalmente, allora, esprimo per primo il mio voto, e io voto per Alessandro proprio per il motivo che ha dato Matteo. Io sono d'accordo con ciò che ha detto Matteo. In linea di principio, la struttura argomentativa di Emanuele poteva funzionare di più rispetto a quella di Alessandro, perché Alessandro ha fatto un po' lo stesso errore che ha fatto Sedrei contro UESA, è stato sempre in rincorsa, ha risposto sempre. Il problema è che Emanuele ha lasciato rispondere Alessandro da una posizione troppo elevata. E quindi io applaudo alle risposte che ha dato Alessandro, che sono state efficaci, quindi il mio punto va ad Alessandro. Grazie. Proviamo a vedere cosa dice il pubblico. Siamo a 56 voti, ragazzi, si stanno addormentando davanti alla tastiera. Attenzione, lo vogliamo però ripristinare che è vero che stiamo dando tutti voti ad Alessandro. Sfortunatamente, ma qua botta di sfiga, anche se è trovato nella posizione un po' più difficile delle due. Anche in questo caso non erano proprio così equilibrate. Però meno di prima. Cioè, nel senso, sì, è vero. Guarda, è molto più argomentabile la cosa. Il sesso, perché il sesso è qualcosa di diverso dall'andare in macchina. È una cosa molto, molto diffusa in realtà. Non è una cosa che solo Adinolfi. Sì, è la specialità. Il modo con cui Emanuele l'ha sostenuta che l'ha reso di nicchia. La vita col è sacra. Senno di poi che probabilmente me la sarei più giocata con la specialità ed esclusività del gesto come qualcosa, esatto, che esatto, unisce in modo diverso, per esempio, gli esseri umani. Se sbagli nel comportamento sessuale rischi molto di più rispetto a sbagliare quando vai a giocare a pallacanestro, ok? Cioè, nel senso, c'erano tanti modi per dilatare l'argomento senza però renderlo così di nicchia. Quindi, secondo me, l'argomento è molto sostenibile. Solo che Emanuele l'ha subito rinchiuso in una nicchia dicendo la vita è sacra. E allora lì sì, l'ha polarizzato tanto. Però non è di per sé così più difficile. Infatti, ho cercato un po' di aggiustarmi dicendo no, non, senza divieti, senza essere un dittatore, però effettivamente la frittata era fatta. Già dicendo, parlando della sacralità della vita, è abbastanza compromessa, ecco, la posizione. Dal momento che noi dobbiamo procedere, chiudiamo il voto del pubblico, e il voto del pubblico, che è solo di 61 voti, perché il pubblico è fatto di persone orribili, dà il 64% praticamente al concorrente 1. E quindi per il pubblico, che a quanto pare è adinolfiano, per fortuna in piccola percentuale, è Emanuele che prende il punto del pubblico. Quindi sì, avrei votato anch'io Emanuele. Ma Giovanni, tu adesso devi votare. Bene, hai appena deciso chi vince. Sì. Sì. Stai dicendola così, peraltro. L'unica volta che mi servivi a un cazzo di qualcosa. Aspetta, mi sei bruciata così. Spiego un attimino. Lui parte dalla sacralità e tutto. Però poi comunque argomenta comunque. Io questo non credo. E poi ha detto avrei votato, cioè speriamo che c'è ancora margine. No, perché lui comunque questo ragionamento poi lo sviluppa, capito? Lo sviluppa di più rispetto a te, secondo me. Ma su cosa ha sviluppato? Io non ho capito cosa ha sviluppato. Perché non si è chiuso solo sulla sacralità, ha dato anche delle spiegazioni comunque, capito? No, Giovanni, chi voti? Beh,
fermi ragazzi, però se entriamo nella disquisizione fra giurato e concorrente non finiamo più, scusatemi. Chi voti, Juan? Juan, chi voti? L'uno, come... Concorrente uno, Emanuele. Quindi il mio voto viene ribaltato, il pubblico e Juan decidono di dare il voto a Emanuele, quindi Emanuele è il semifinalista che andrà contro Adrian nella seconda semifinale. Alessandro, mi dispiace perché secondo me il mio voto era andato a te per motivi validi, però ovviamente la giuria tripartita non si può ribaltare e quindi niente, sarà per la prossima. Dai, speriamo. Dai. No, mi sono divertito un sacco, ti ringrazio. Bene, complimenti a tutti quanti, anche al mio avversario. Perché mi anche a te complimenti Alessandro, sei stato bravo. Bene. Ciao. Alessandro, buona continuazione e Emanuele ci vediamo dopo. Io chiedo a UESA e Ivan di rientrare per la prima fottutissima semifinale, quindi aspettiamo che entrino attraverso lo stesso link UESA e Ivan. Sarà una sfida spettacolare, secondo me qui Ivan e UESA daranno spettacolo, anche perché l'argomento è molto interessante e quindi let's wait. Allora, Ivan mi ha scritto. Ok, sì, stanno entrando. È arrivato Vesa. Ciao Vesa. Vesa, ormai sei diventato bella. Vesa. Perché mi vedete germanico? In realtà mi vedete germanico. Da bravi informatici è il Vesa Local Buzz. Non so cosa sia, ma penso sia una cosa brutta e sessuale. È devastante. Giovanni, solo tu hai più sonno di me, solo tu. Poi dopo queste freddure. Allora, vediamo se arriva Ivan. Se arrivan. No. Rick, mi fai una cortesia? Ti mandi a fanculo da solo per la battuta, grazie. Ari, lo picchi tu che sei lì per cortesia, grazie. No. Grazie. Guarda, che affettuosa. Tu che fai le view. Sì. Di violenza che fai le view. No, basta adesso. Mi frusta con il cordoncino della mia felpa. Ivan, ecco, io adesso campionerò, mi frusta con il cordoncino della mia e lo userò come suoneria. Ivan ha ceduto, ho vinto a tavolino, ragazzi. Ma tavolino, vero? Tavolino. Da dove vieni tu? Tavolino! Se no vorrei sfidare Giovanni. Sì, proprio in una situazione energetica. Facciamo la sfida dell'ospizio. Allora. Ari molesta Rick. Sì, ragazzi, sì, è vero. Faccio aiutatemi. Una nuova rubrica molestari. Ma perché con la Iridi? Sei uno stronzo! Perché lei ha le tette. Yeah. Io ne ho molto di più. È il gioco. Non lo voglio sapere. Ciao. Ecco Ivan. Io ne ho molto, ma vieni con calma, Ivan, tranquillo. No, scusate che ho avuto un problema con la connessione. Stava saltando completamente la connessione, quindi chiedo scusa per il ritardo. Bene, bene. Mentre già in chat Alessandro chiedeva di essere ripescato. Il pubblico di merda, okay? Siete dei bastardi. Allora, detto questo, siamo qui per la prima semifinale, quindi UESA contro Ivan e Ivan sarà il concorrente 1 e UESA sarà il concorrente 2 di questa semifinale, quindi mettetevela bene in mente. E l'argomento della prima semifinale è un argomento di cultura pop. Parliamo di cattivi, parliamo dei cattivi fra fumetto e cinema. Il concorrente 1, ovvero Ivan, sosterrà il fatto che il miglior cattivo delle saghe pop di cinefumetti e fumetti è Magneto, mentre secondo UESA è evidente che il cattivo più spettacolare di tutti è Joker. Quindi abbiamo Magneto contro Joker, uno scontro che tutti aspettavamo da 1000 anni, si palesa qui in Agora du Fer. 30 secondi, ragazzi, per pensare e poi vi darò il via. Qui ci sono 10 miliardi di argomenti, cose filosofiche da sviscerare. Tra l'altro due filosofi tipo se Magneto era davvero un cattivo
o ancora meglio, anche Joker. Se Joker era un cattivo. Io ho fatto il video più visto, sì, del mio canale, visto. E se Joker avesse ragione o meno, e ho in cantiere un video su Voldemort, un video su Magneto, e arrivano. Quindi sono argomenti, anzi ruberò dagli argomenti che emergeranno qua. Quindi ragazzi, siamo pronti con il cronometro? Yes, 5, sì. 4, 3, 2, 1, Polemos. Prego, prego. Sono curioso di sapere cosa direi. Ma guarda, penso che si possa iniziare dalla differenza sostanziale, almeno per quanto riguarda i cinefumetti di cui parlava Rick, fra Magneto e Joker. Cioè, Magneto è un personaggio serioso. Magneto è un personaggio che ha una grandissima... crede molto fermamente nelle proprie posizioni, in modo un po' troppo dogmatico, a mio avviso. Mentre invece il Joker ha una caratteristica che apprezzo moltissimo, che è la capacità di essere un personaggio costantemente autoironico anche nel momento in cui porta avanti i suoi piani. Questo è verissimo, però... A mio avviso lo rende più umano, e quindi è più facile empatizzare con un cattivo perché è una parte di noi. Magneto è un po' più stereotipico, almeno appunto, per quello che ho visto. Appunto, il problema è che la domanda di Rick è chi è il miglior cattivo, quindi se certo. Si empatizza troppo con il Joker si rischia che non sia poi il miglior cattivo. Invece un cattivo, per essere il miglior cattivo, deve essere una persona con la quale è impossibile empatizzare, altrimenti è sfumato il limite tra cattivo e buono nel Joker. E comunque... Non sono d'accordo con questa cosa che hai detto, perché secondo me mostrarci che il limite è sfumato è il dovere che ha il cattivo per essere un cattivo con cui si... Ma quello semmai può essere... Si sente una fascinazione, pensa a un Darth Vader, certo, che è un cattivo seduttivo perché è stato buono. Ok, quindi semmai può essere un cattivo interessante, su questo sono d'accordo, ma essere il più cattivo non significa necessariamente essere interessante. Tra l'altro mi viene ma in mente... Ma il più cattivo non è il miglior cattivo? Ma perché? Perché? Perché il più cattivo non è il miglior cattivo? Anzi, secondo me è proprio così. Il più cattivo è il miglior cattivo perché è colui che è più difficile da affrontare, e quindi da questo punto di vista può essere considerato il miglior ma cattivo. Il Joker è più difficile da affrontare di Magneto, proprio perché il Joker è una parte di chi cerca di sfidarlo. Magneto è un personaggio... troppo monodimensionale rispetto a Joker, ti mette in difficoltà come cattivo perché rappresenta una parte di quello che tu sei. Però bisogna considerare che da un punto di vista, se la mettiamo sul piano dei poteri, ad esempio, cioè il Joker ha una intelligenza straordinaria e la sa ovviamente utilizzare per architettare piani geniali, ma è pur sempre un essere umano limitato dalla propria biologia. Cosa è che il suo non bello, è il suo bello, è quella cosa che mi fa dire guarda ma certo, Magneto, ma è un ecco pupazzo. Perché, no, ma infatti, ma ecco perché cosa mi interessa io infatti sono d'accordo, ma certo, non ci stiamo capendo, perché io sono d'accordo sul fatto che Joker sia più interessante di Magneto, ma qui non si sta discutendo dell'interesse del cattivo, si sta discutendo ma neanche di chi sia più cattivo. Il più cattivo, sì, perché comunque la domanda di Rick, chi è il miglior cattivo? Il miglior cattivo non vuol dire che sia il più cattivo. Il miglior cattivo, da un punto di vista, qual è il personaggio fatto meglio? Io almeno l'ho interpretato così. Io l'ho interpretato diversamente. E comunque il personaggio del Joker ha talmente tante sfumature rispetto al personaggio di Magneto che vince certo, molto ma secondo me, però anche da questo punto di vista, anche sul piano dell'interesse, sì. Secondo me stai sottovalutando un po' Magneto, perché di Magneto bisogna considerare anche, secondo me, la storia personale. Cioè, ecco, perché certo. Magneto è diventato Magneto? Magneto è diventato Magneto perché ha dovuto subire gli orrori dei campi di sterminio nazisti. Joker è diventato il Joker sostanzialmente per una sorta di patologia psichica, e quindi da questo punto di vista allora non mi sembra più tanto interessante il Joker io trovo più interessante la patologia psichica del Joker, perché non è una patologia psichica ma una patologia che abbiamo tutti, mentre invece la forzatura narrativa abbiamo tutti perché il Joker rappresenta una parte di noi. Chi non ha un'empatia e una simpatia con le posizioni del Joker, la forzatura narrativa di però, il Joker è nato con una patologia psichica, che poi certo lui la declina in una genialità criminale, d'accordo, però a me
personalmente interessa maggiormente capire invece i traumi infantili, come possono spingere una persona a diventare malvagia. Lo trovo molto più interessante, perché i traumi infantili è ciò che incontriamo nella vita, è ciò che fa parte del nostro percorso di vita. Invece la patologia psichica è una cosa che bene o male ci ritroviamo alla nascita, quindi la trovo anche un po' meno interessante. Il problema dei traumi infantili di Magneto e del fatto che narrativamente è un personaggio molto più debole del Joker è che sono traumi infantili troppo stereotipati. Il campo di concentramento è qualcosa di troppo facilone rispetto alle sfumature del Joker. È troppo bianco-nero, il male assoluto che genera il male assoluto. Troppo facile. Invece il Joker ha tutte le sfumature di mezzo. Perché poi comunque devi considerare che Magneto in realtà sì, diventa crudele per quei traumi, ma ha anche dei ripensamenti nel corso della sua carriera. È finita, ragazzi. Allora, intanto complimenti, interessantissimo. Avete sviscerato un sacco di caratteristiche bellissime, quindi un applauso veramente di cuore. Miglior cattivo UESA. Allora. Soprattutto posso solo dire una cosa? Io ho appreso dei campi di concentramento di Magneto in questa discussione. E tu sei riuscito a dire che i campi di concentramento è una questione di bianchi e neri. Hai scoperto l'acqua calda. Vabbè, comunque. Allora, intanto veramente complimenti. Prima di lasciarvi la parola, mi rivolgo al pubblico. Questa è la prima semifinale. Adesso Ari vi spamma il link in chat, potete andare su quel link per votare. Il concorrente 1 è Ivan, fatti riconoscere. Ivan? Io, 1. E lui ha sostenuto il fatto che Magneto è il miglior cattivo. Mentre il concorrente 2 è UESA, fatti riconoscere UESA. 2. E Joker è il miglior cattivo. Andate a votare, avete circa 5 minuti di tempo per decidere chi fra questi due andrà alla finale di questa sera. Detto questo, parola a voi, ragazzi. Guarda, io ti dico subito che sono stato assalito dal panico più totale nel momento della consegna dell'argomento, perché avrei voluto in maniera enorme sostenere la posizione che ha sostenuto UESA, perché il Joker è chiaramente il mio cattivo preferito, e infatti ero terribilmente d'accordo con quello che diceva lui, ma dovevo sforzarmi di non lasciarlo trasparire, perché altrimenti ovviamente posso dirti sarebbe... che sfortunatamente però secondo me lo hai lasciato. Ah, non vi metto la telecamera perché sto stendendo le camicie, solo per quello. Sarebbe stato bellissimo vedere, tra l'altro. Vabbè, se vuoi tacendo la telecamera mentre stendo. Momento verità. Sì, dicevo, vediamo se ce la facciamo qua. dicevo, beh, ragazzi, ho le camicie tutte nere, ma ogni tanto le devo lavare. Io fisserei la sua camera. Dicevo, si sentiva, cioè c'è stato, non so se l'ho percepito solo io, ma a un certo punto c'è stata questa conversazione che è andata esattamente nella direzione del ma chi cazzo sta sostenendo chi? Perché a un certo punto eravate tutti e due perfettamente concordi sul fatto che il Joker era meglio. A un certo punto era partita una cosa molto interessante. Era partito il discorso del che poteva essere, secondo me, sfruttato. Abbiamo due concezioni di cattivo diverso. Perché avrebbe salvato, secondo me, la posizione di Magneto. Avrebbe salvata dicendo: io ho una concezione di cattivo che è diversa dalla tua concezione di cattivo. Lasciamo al pubblico capire che cosa era. Però a un certo punto invece vi siete intortati sullo psicologico e non psicologico, e devo dire la verità, lì Vesa con la V secondo me alla fine sono offesissimo come cazzo funzionerà. Però in realtà alla fine secondo me Vesa ha avuto la botta di genio quando ha iniziato a dire: sì, vabbè, cazzo, il campo di concentramento più stereotipato di così. Cioè, io volevo seppellirmi, perché sembrava una battuta cattiva contro Hitler. Io che sono cresciuto con Primo Levi mi sono vergognato come un cane di dire questa cosa. Sì, no, cioè, davvero, io mi sarei seppellito a dover dire una cosa del genere, però funziona, perché in quel momento... hai un attimino spiazzato il concorrente. Ed è molto a me è piaciuta tantissimo. È stata forse questa la discussione che mi è piaciuta di più in assoluto. Siete stati davvero tutti e due bravissimi. Ivan, e ambedue... Dimmi. Vai, no, scusa, finisci. No, dico, e ambedue
per lunghi tratti mi avete convinto della vostra della vostra opinione, quindi davvero chapeau. Ivan a me è piaciuto perché ha utilizzato uno stratagemma argomentativo che in queste occasioni qua è estremamente efficace, che è la concessione argomentativa. Cioè io ti concedo qualcosa, concedo al mio avversario alcuni punti proprio per poi giocare su quei punti. È che secondo me Ivan hai esagerato, cioè nel senso gli hai concesso davvero troppo terreno. Sì. Ma secondo te l'ha ribaltata? No, senso lui doveva fermarsi un po' prima, per esempio su quello che dicevi tu, cosa intendiamo per miglior cattivo? Ivan ha detto troppe volte, cioè per esempio quando Wes ha detto va bene, però secondo me il Joker è il più interessante, lì Ivan ha fatto il passo di troppo, perché quando ha detto concordo con te sul fatto che il Joker sia interessante, è lì che ha dato l'assist a Wes per giocare sul fatto psicologico. Se tu non gli concedevi quello, ma di fronte a un paio di concessioni precedenti, poi cominciavi tu a insistere sul fatto del campo di concentramento, quindi prima che lui prendesse il fattore psicologico, l'avresti ribaltata a tuo favore. Quindi è bene la concessione argomentativa, è sempre molto efficace, ma l'hai usata troppo stavolta. Sì, possiamo ho fatto un tentativo... Che... Scusami, vai. No, dicevo, ho fatto un tentativo poi estremo perché appunto, ti ripeto, ero veramente in serissima difficoltà perché, ripeto, avrei voluto sostenere la sua posizione, quindi poi ho tentato di giocarmela sulla diversa concezione di miglior cattivo proprio perché mi è sembrata un ultimo appiglio, anche se era abbastanza disperato, lo riconosco. Secondo me... Possiamo dire che siete stati così bravi che ce la stiamo giocando su quelle che obiettivamente... sono delle minuzie in tutto il sistema argomentativo, cioè che siete stati davvero così bravi che per giudicarvi dobbiamo arrivare davvero a cercare il pelo nell'uovo. Vero. A me una cosa, posso dire una cosa, scusate velocissimo, una cosa che mi è piaciuta che ha fatto Ivan, che è stata quella di non farmi svolgere le argomentazioni. Io avevo bisogno di pensarci un attimo perché onestamente conosco poco Magneto e Joker, mi sono morso le mani perché non ho ancora recuperato il video di Rick e Ivan è riuscito a rintuzzarmi, cioè io ho avuto la sensazione che lui sia stato molto bravo, che però onestamente difendere Magneto contro Joker fosse molto molto difficile. Esatto. Io ero abbastanza in difficoltà, ma ho capito che Ivan lo era per una questione di tema. Cioè, come doveva per forza giocare su quel piccolo sofisma di dire ma lui è più cattivo, quindi è il miglior cattivo, che ovviamente non è vero, però... No, infatti. Io mi prendo quello che ha detto Riccardo prima. Secondo me in questo caso no. In questo caso se la potevano davvero giocare. Perché è più cattivo lo squilibrato che non sai che cosa farà o qualcuno che decide consciamente e volitivamente di perseguire l'annientamento del diverso. Perché Magneto... Cioè, in questo caso, secondo me c'erano i punti poi per realtà, poterlo fare in ambedue. In realtà, la cosa, e infatti mi sono stupito che Ivan non ne abbia parlato, in realtà Magneto diventa cattivo perché sono gli esseri umani a voler annientare la sua diversità. Certo. E quindi c'è questa specularità che ha in sé la vera malvagità. Ovvero, da vittima carnefice, certo. Riconoscere in me stesso quella struttura. È Frankenstein. Io divento cattivo perché mi avete fatto diventare cattivo. E questo è terribile. Questa cosa ma non solo. Io prospetto una soluzione finale contro una soluzione finale. Non voglio battere l'avversario nel senso, non voglio far finire il conflitto. Io voglio annientare tutti e ciascuno gli esseri viventi avversari. C'è da dire che lo squilibrio mentale del Joker è molto difficile da mettere all'angolo, perché tutti sappiamo bene quanto sia profondo, Rick insegna, quanto sia profondo filosoficamente, quindi è vero che tu puoi dire cattivo, fatto e finito, con buone motivazioni, Magneto sicuramente, ma al tempo stesso è molto difficile dire Joker in fondo è solo uno squilibrato, perché tutti avvertiamo la portata dello squilibrio di Joker e la sua valenza metaforica, quindi anche lì secondo me è molto difficile tenere Magneto, per quanto sicuramente un personaggio siamo d'accordo che però c'era da giocarsela, non era una partita già scritta. Certo. Ari? A me di Ivan ha colpito appunto la prontezza nelle risposte, perché in effetti mi sembrava molto difficile paragonare Magneto a uno dei, forse il cattivo più famoso che è il Joker. E d'altro canto mi è piaciuto appunto
l'argomentazione che è un po' ciò che rende speciale il Joker, ovvero che è qualcosa che si può trovare dentro a tutti noi. Più che altro è stato ripetuto un po' tante volte, quindi... Sì, ecco, sì, quello... un difetto nella cosa finale di Wesa, poi andiamo alla votazione, è che questa cosa l'ha ripetuta tante volte. Cioè, proprio alla fine è stato un po' ridondante su quello, però insomma, era effettivamente l'argomento efficace, sì, quindi sì, ci può stare. Allora, passiamo subito a vedere il pubblico cosa ha deciso. Il pubblico con 61 voti. Il pubblico stasera non vota, ragazzi, niente. Il pubblico vuole stare spettatore, stasera non vota. Noi dobbiamo accontentarci quindi di 60 voti su più di 300 spettatori. Tra l'altro, a quasi mezzanotte 300 spettatori, ma chi lo fa su YouTube Italia? Però, detto questo... E vince... Lo fai tu? Cosa? Vince il concorrente 2, ovvero Wesa. Allora, Wesa prende il voto del pubblico. Anche se i voti sono pochi, il divario è abbastanza ampio. Stasera il pubblico non vuole votare, ripeto, ma insomma, va così. Detto questo, tocca a Giovanni. Quindi, Giovanni, tu? Wesa, sottoscrivo. A me dispiace, perché secondo me Ivan si è difeso molto bene. Il mio voto sarebbe andato a Ivan per la prima metà dell'argomentazione, che secondo me è molto efficace. E non era facile, però nella prima metà si era difeso molto bene, secondo me aveva costretto Wesa a rincorrere, però nonostante questo, per 2-1 il primo finalista di questa nona Agora da Fer è Wesa, quindi congratulazioni a Wesa. Giustissimo. Posso dire una cosa? Sì? Inventiva Wesa, se ci fosse un giudizio tecnico non l'avrei dato a Wesa, cioè un giudizio tecnico dell'argomentazione forse l'avrebbe vinto Ivan, che ha, ha comunque d'accordo, portato avanti una linea. Io sono un tecnico. Premio inventiva, chapeau. Ma come dicevo, Ivan è stato bravissimo a non farmi sviluppare l'argomento. Io avevo bisogno di tempo e lui non me l'ha mai dato, perché ero in difficoltà. Ma infatti io non ho avuto minimamente la sensazione di aver prevalso, ma neanche per sbaglio. È stato bravissimo. Bene, grazie, sotto la prossima. Ringrazio. Ragazzi, dobbiamo velocizzare, quindi io ringrazio Ivan per la partecipazione. Grazie a te, grazie a voi, buonanotte a tutti. Ciao. Buonanotte per la finale. E adesso chiamo a raccolta Adrian ed Emanuele per la seconda semifinale. A dopo, allora. Ci vediamo dopo. Ti richiamo appena finita la semifinale. Yes. Ciao, caro. È stata molto interessante, bella, proprio bella. Bella. Però mi ha stupito, guarda, io Magneto, per dirti, Magneto è uno dei miei cattivi preferiti, proprio per quel fatto lì, è fottutamente comprensibile. Cioè, quello che io non sono mai riuscito, ad esempio, e lì dovremmo parlarne, perché io non sono mai riuscito a inquadrarlo come cattivo. Per me Magneto non è mai stato un cattivo. Infatti, beh, oddio. È stato un avversario. In senso etimologico del termine, ma anche meglio di Joker. L'antagonista, certo. E il problema è che è un cattivo, cioè nel senso, quello che fa lui è di fatto malvagio, solo che è un tipo di malvagità e che comprendi, che capisci, che riesci, sì, in cui riesci a immedesimarti, perché è inevitabile. Riesci a empatizzare. Partiamo con Emanuele e buonasera. Allora, bentornati ragazzi, siamo alla seconda semifinale. E andiamo subito al rush, vi spiego qual è il vostro argomento e anticipo che in questa semifinale il concorrente 1 sarà Adrian, che si fa riconoscere. 1. Il concorrente 2 sarà Emanuele, che si fa riconoscere. Eccomi, concorrente 2. Benissimo. Allora, la tematica di questa semifinale è stata decisa da Juan, il quale, per volervi proprio del bene, ha deciso di parlare di indipendentismo. E quindi cosa accade? Accade che il concorrente 1, Adrian, deve sostenere il fatto che se una regione in qualsiasi parte del mondo ha la necessità di emanciparsi e rendersi indipendente rispetto allo Stato, ha tutte le facoltà di farlo, anche andando contro le eventuali costituzioni, gli eventuali regolamenti, perché l'autodeterminazione è la prima cosa. Emanuele invece è convinto che non si possa fare questo e per esempio la Catalogna non ha nessun diritto di chiedere l'indipendenza dalla Spagna perché prima di tutto viene lo Stato e la Costituzione. 30 secondi per pensarci e poi vi darò il via. Questa è tosta. Secondo me qua si fanno male. Secondo me qua buona delle sedie. Dopo avergli fatto una domanda del genere, hai anche intenzione di insultargli la mamma o va bene così? No, però farò uno screenshot e li vesserò pubblicamente in giro per tutte le strade d'Italia.
metterò nel frattempo, di volantini. Adrian è interessato a questa cosa come io a uno snocciola funghi. Bene, allora ragazzi, siete pronti? Prepariamo il cronometro perché 5, 4, 3, 2, 1, Polemos! Allora, l'argomento qui è molto delicato. Sì, certo. Perfetto, immagino. Ok, qui posso vedere invece la difficoltà di difendere la mia posizione, però c'è da dire che comunque all'interno di una regione, grande o piccola che essa sia, c'è una percentuale demografica dello Stato di cui essa fa parte, non trascurabile, ripeto, qualunque sia la grandezza, la dimensione, sia di territorio che la vastità demografica della regione. E le esigenze di questa particolare fascia demografica devono essere sempre tenute in considerazione. Quindi se ci sono problemi, attenzionati dallo Stato. Se questa cosa viene negata, si può parlare di secessione, secondo me, sempre nei limiti della democrazia. Se la Costituzione non la concede, si entra a patti, a quel punto la diplomazia deve piastrellare una via per l'uscita dallo Stato della regione più piccola. Sì. Mai usare la violenza. A violenza dello Stato non si risponde con violenza della regione, sempre la via demografica e democratica. Così si avrà ragione, solo così. Assolutamente, infatti qui non è in dubbio appunto si discute appunto la necessità se una parte di popolazione possa appunto richiedere l'indipendenza rispetto appunto all'integrità, diciamo, statale, istituzionale. Tu hai parlato appunto di esigenze di una parte di popolazione. Io ritengo che questo appunto sia sacrosanto, però ritengo anche che all'interno di una regione appunto geografica, l'esigenza di una fascia, come l'hai nominata tu, di una fascia demografica, possa entrare in conflitto con una ragione a mio avviso superiore, cioè appunto con la ragione dello Stato. La ragione dello Stato dovrebbe tener conto appunto di una complessità maggiore di quella della singola parte di popolazione, per cui appunto ritengo che ci sia una sorta di conflitto di interessi sostanzialmente da una parte e dall'altra, però ritengo che sia più giustificabile anche storicamente il conflitto di interessi dello Stato, perché tiene d'occhio appunto una complessità maggiore e quindi è più giusto che cerchi di mantenere integra la propria composizione, ecco. Ritengo appunto. Ma guarda, la ragione dello Stato è una cosa complessa, è una questione complessa. A volte si arriva anche all'astrattismo, cioè non è una questione su cui tu puoi subito dire sì, la ragione di Stato è questa, perché spesso si andrebbe a cadere nell'errore, visto che lo Stato rappresenta la maggior parte della popolazione e quella regione invece è soltanto una regione, si va subito a pensare alla ragione di Stato. No, perché magari l'intero Stato risente di questi conflitti interni portati da questa esigenza di una regione di cedere. Quindi, non lo so, a mio avviso è più importante, per esempio io da siciliano posso dire che secondo me le rivendicazioni, alcune rivendicazioni dei leghisti, quando non si ricade nel populismo, quando non si ricade nella stronzata, nella xenofobia, eccetera, ma indicazioni esclusivamente funzionali alla struttura dello Stato, al funzionamento meccanico dello Stato e quindi al benessere della popolazione, sono giuste. Sono giuste perché non ha senso che in Sicilia ci siano 24.000 guardie forestali, il Canada ne ha 4.000 e ha un'estensione infinitamente più grande, per fare un esempio, giusto una stronzata, sì, no, la cosa però più concreta che mi è venuta in mente. Anche credo di poter dire che ci sono anche delle vie intermedie, cioè appunto tra uno Stato appunto integro nella sua totalità e l'indipendentismo di una regione, di una parte di popolazione di una regione geografica di uno Stato, c'è appunto anche la soluzione del federalismo. Il federalismo appunto mantiene sia appunto un occhio, diciamo, ai localismi, quindi alle necessità, alle esigenze, come hai detto tu prima, delle singole zone, delle singole porzioni di Stato, di popolazione. Manca un minuto. Ma anche dell'intera complessità appunto statale. Quindi ritengo appunto che si possa trovare un compromesso tra l'integrità dello Stato, penso che debba essere appunto preservata, e i localismi, appunto le spinte. Assolutamente, assolutamente. Però sai cos'è? A volte il federalismo è un federalismo di facciata.
do un esempio il più plateale della storia, l'Unione Sovietica, ok? Lì in effetti lo Stato era uno Stato federale, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, però sappiamo entrambi chiaramente che era una stronzata grande quanto una casa. Forse la truffa più grande della storia è definire quell'entità statale una regione, uno Stato federale, ok? Quindi quando si arriva, poi lì c'è anche la questione della violenza che ti dicevo prima, quindi quando si arriva a questo livello dove proprio oltre a venire negata l'indipendenza viene anche presa in giro la dignità delle persone, degli abitanti di quella regione, lì ancora a maggior ragione mi viene di però penso che appunto distanza. Parli di un periodo storico molto preciso. Il fatto È finita, ragazzi. È finita. Allora, intanto complimenti per l'argomentazione ordinata, cioè come dovevano essere le discussioni, cazzo. Io volevo sentire queste discussioni durante tutti i casini Catalogna, non gente che buttava le budella addosso al contrario, che sparava colpi di tic-tac contro gli altri, mamma mia, bravi, intanto bravi per questo. In secondo luogo, io ricordo al pubblico che questa è la seconda semifinale e il concorrente 1 è Adrian, che si fa riconoscere. Uno. E lui ha sostenuto il fatto che l'indipendenza è sempre giusto chiederla, mentre il concorrente 2 è Emanuele. Eccomi, concorrente 2. E lui ha sostenuto il fatto che l'indipendenza è sempre subordinata alla Costituzione, allo Stato, eccetera, eccetera. Quindi andate a votare sul link sotto in descrizione, la seconda semifinale, oppure sul link che Ari vi sta spammando in chat. Andate a votare, avete circa 4-5 minuti. Detto questo, vi lascio la parola per sentire come avete ragionato, ragazzi, cosa avete pensato. È stato molto interessante quello che avete detto. Allora, innanzitutto complimenti a Emanuele, perché... cioè, veramente complimenti, discussione ordinata, veramente niente da dire. Per quanto mi riguarda ho cercato diciamo di far coincidere un tema molto controverso, di farlo rientrare diciamo nelle forme in cui questo tema può trovare consenso, nelle forme in cui diciamo può risultare giusto ai più. Per questo ho detto mai violenza, soltanto quando viene presa in giro la dignità dei cittadini, eccetera, eccetera. Ho cercato di renderlo, come dire, corretto, di correggere le infinite derive brutte che sono state, per cui questo tema è famoso, come ad esempio la cosa leghista, con cui non sono assolutamente d'accordo. Sì, invece per quanto mi riguarda, appunto sono stato costretto anche questa volta a difendere una posizione che... Tu hai fatto il bigotto salviniano, adinolfiano e adesso statalista centralizzato. Fighissimo, cazzo. Sì, infatti già questo diciamo dice molto sulle posizioni che sto difendendo. In effetti ho cercato verso la fine di conciliare le due posizioni, cioè di conciliare quello che penso realmente con quello che ero costretto appunto a difendere, appunto con la trovata appunto del federalismo. In questo appunto ringrazio anche UESA che ha dato un materiale appunto di discussione, mi ha arricchito appunto con i suoi video. Però ho cercato sostanzialmente di ragionare intorno alla capacità ecco dello Stato di tener conto di una di esigenze più grandi di quelle di una zona particolare appunto di uno Stato, di una popolazione, come dire, di una parte di popolazione, e sostanzialmente quello di ragione superiore appunto dello Stato. Non regge molto appunto come concetto, però ho cercato un po' di costruirci attorno, un po' di solidificare appunto questa posizione. Non so quanto ci sono riuscito. No, devo dire che, allora, io personalmente ho apprezzato molto l'argomentazione di Adrian, che potevano essere ulteriormente rafforzate, sempre in senso diciamo così diplomatico, sul fatto che la posizione di Emanuele è una posizione molto problematica, perché, come ho detto nella live dedicata alla questione della Catalogna, chi sostiene quel tipo di posizione di fatto sta confutando quelle che sono le accuse che sono state fatte ad Eichmann e ai gerarchi nazisti durante Gerusalemme e Norimberga. Cioè mettere lo Stato al di sopra della capacità di autodeterminazione delle persone. Provate ad andare a guardare, se non l'avete visto andate a guardarvi la live, perché insomma secondo me quell'argomentazione è abbastanza forte. Difficile smontare, non ho ancora trovato nessuno che l'abbia smontata. Mi sa che sei il primo che l'ha tirata fuori. Sì, nel senso, beh, oddio, ne parlano anche altri in passato.
passato se ne è parlato di questa cosa. Ma qui su YouTube mi sa... Su YouTube sì, non ho sentito nessuno che abbia tirato fuori quel tipo di argomento. Secondo me è un argomento molto solido. Però, insomma, poteva essere un rafforzativo. Cioè, in effetti, difendere, come ho fatto prima, la sacralità della vita, in questo caso difendere la ragione superiore dello Stato, è pur sempre una petizione di principio. Quindi bastava scardinare appunto questo assioma appunto della mia argomentazione e crollava tutto sostanzialmente. Però in realtà tu qui sei stato molto più saggio, hai imparato la lezione precedente, qui l'hai mascherata molto la petizione di principio, cioè nel senso qui sei stato molto più morbido, molto più diplomatico, era molto difficile riconoscere la petizione di principio nel tuo argomento, quindi sei stato molto bravo in questo, infatti il mio applauso va a te perché la tua era una posizione veramente difficile e l'hai saputa mascherare, hai fatto l'argomentazione che è il lupo mascherato da agnello. Quindi bravo, bravo. Non so se Matteo, grazie. Ari o Giovanni avete qualcosa da aggiungere. No, mi fa piacere che certe cose non si sono sentite. Sto mangiando. Ari sta mangiando. Scusami. Allora, io devo dirti la verità. Cioè, è la prima volta in questa serata. Scusate l'audio di merda, ma sono finite le cuffie. È finita la batteria. È la prima volta stasera che ho qualcuno che non mi ha convinto. Proprio non è riuscito a convincere. Cioè, in questo caso Adrian. Non mi ha convinto per una serie di motivi. Non mi ha convinto perché ha detto una serie di volte impressionante la parola Stato mentre parlava in realtà delle autonomie locali. Cioè ha quasi incentrato una difesa parlando dello Stato. In realtà ha aperto la porta a Emanuele che non ha dovuto calcare la mano perché non so se Emanuele ha percepito la stessa cosa. Però non ha dovuto fare nient'altro Emanuele che prendere e chiudere un ragionamento già fatto partire da Adrian, paradossalmente. È per quello che ho fatto il mio ragionamento. Eh? Sono d'accordo su questo, è per quello che ho fatto la premessa iniziale. Cioè, Adrian non ha dato la stoccata, non è riuscito ad affondare. Mi spiace dirlo così, perché mi rendo conto che non sto dando un feedback costruttivo ad Adrian. No, e in un gioco come questo, il gioco è dire cazzo dove ho sbagliato. Però davvero, l'unica cosa è che non mi hai per niente convinto. Hai tirato fuori anche delle argomentazioni interessanti, come quella dei forestali, eccetera. Ma secondo me non le hai usate, perché nella realtà non torna il fatto di dire che ci si sta autodeterminando in modo sbagliato. Paradossalmente hai preso una regione a statuto speciale, quindi già con dei poteri superiori, e io fossi stato in Emanuele avrei detto guarda che in realtà funziona così in quella regione e non nelle altre, perché proprio in quella regione hanno un'autonomia superiore che gli ha concesso di fare questo, e se tu gli dai ancora più autonomia quello che faranno è avere ancora più problemi di questo tipo. Sono d'accordo sul fatto che Emanuele in realtà ha giocato bene, non è andato all'assolutismo, perché nell'assolutismo di Emanuele era difficile, perché a questo punto Adrian avrebbe potuto dire vabbè, e allora siamo un unico pianeta, un unico sistema solare, facciamo allora un unico grande stato e vaffanculo le cose locali. Non so se... Di Emanuele, avrei mostrato una foto di Luigi XIV. No, comunque... Sono d'accordo, il difetto della prestazione di Emanuele, di Adrian, è stato non aver affondato il colpo. Forse è perché ha voluto essere cauto, il che è un pregio, ma quando Emanuele ti ha dato il fianco, non l'hai colpito. E l'argomento che ti ho suggerito, cioè quello del tu stai dicendo che a Norimberga hanno avuto torto, perché era un argomento fortissimo, sarebbe stato uno degli esempi con cui potevi veramente affondarlo. Non hai voluto farlo o non hai trovato l'occasione, però questo è una mancanza... No, mi è venuto in mente, assolutamente. Comunque... Posso dire che in realtà Adrian, secondo me, ha peccato per il fatto di essersi sentito di dover difendere una serie di cose indifendibili della Catalogna, quindi è partito con un sacco di mani avanti, no? Violenza, no? Ma bisogna fare le cose. A un certo punto ti sei quasi detto bisogna fare le cose secondo la legge, poi ti sei accorto e hai detto no, vabbè, ma se la legge però non lo consente magari cambiamola. Però forse questo garantismo. Sì, diciamo che sono due argomenti che potevate tirare fuori e non avete sviluppato. Uno è la questione dell'autodeterminazione,
e poi l'altra lo spauracchio, uno poteva tirare fuori una cartina, per esempio, no, ma guardate l'Europa come sarebbe se ci fosse l'indipendenza di tutti. Sarebbe stata una tresciata, però se permette, Giovanni. Però sono le due cose che tirano fuori spesso, no? Sì, no, l'autodeterminazione sì, sarebbe stata efficace, avrebbe smontato appunto la mia petizione di principio sostanzialmente, lì sarebbe stata dura. Infatti ho messo io pure a un certo punto la mano avanti parlando di federalismo, in certo senso prevedendo la sua argomentazione per quanto riguarda appunto l'autodeterminazione dei popoli, però in effetti c'erano alcune... Sorry, not sorry, ragazzi, scusatemi, ma dobbiamo arrivare... assolutamente a una definizione. Ora il pubblico ha votato in 65 persone su 275, vabbè, gli altri hanno la mano pigra, ma non per altre cose, furbetti. Quindi io direi di passare. Allora, cosa dice il pubblico? Il pubblico in realtà è abbastanza indeciso, però con 36 voti vince il concorrente. Il concorrente 1, ovvero Adrian. Quindi il primo voto, quello del pubblico, va ad Adrian. È risicata però, perché siamo sul 55-56%. Facciamo prima io o prima te, Juan? Vuoi essere tu l'ago della bilancia o... Anch'io propenderei per il primo concorrente, perché Emanuele, se non ricordo male. No, Adrian. Il concorrente col... insomma, che era a favore dello Stato contro l'indipendentismo. Ha tirato fuori troppe volte Stato, secondo un disco rotto praticamente, no? Laddove invece l'altro concorrente si è infilato meglio, secondo me. Tanto quindi comunque va... Nella... Concorrente 1. Adrian. Sì. Dal momento che più o meno, diciamo così, anch'io sono in grande indecisione, però il mio voto è assolutamente ininfluente, anche se il voto del pubblico è risicato. Ciò significa che il secondo finalista è Adrian, e quindi congratulazioni Adrian. Era molto difficile questo tipo di argomento, quindi insomma, Emanuele, hai fatto del tuo meglio e hai fatto bene nonostante le posizioni particolari, diciamo. Esatto. Però insomma, da ora in poi sarai chiamato Adinolfi. Adinolfi nazionalista. Bene, quindi Adrian rimane online perché siamo arrivati al momento del gran finale. Emanuele, ti ringrazio. Grazie a voi, complimenti Adrian. Complimenti anche a te. Wesa a rientrare, quindi Wesa, ti sto evocando. Ah, è di là la webcam. Wesa, vieni a noi. E quindi complimenti Adrian, nonostante la mancata stoccata finale sei riuscito a convincere il pubblico. Hai notato, Rick, che noi siamo costantemente, io e te, dalla parte opposta del pubblico. È vero. Beh, io sono la voce del popolo stasera. Di nuovo la dimostrazione che il pubblico non capisce un cazzo. Esatto. Cioè, il popolo è pagato dal PD, come Giovanni. State svelando troppe cose. Torna lo sguardo molestatore di Wesa. Ciao Wesa, ciao. Ciao ragazzi, bentrovati. Wesa, puoi anche spostarti di un femtometro a sinistra o a destra, Non capita niente. Sono molto fermo, è che sono seduto. La mia sedia è qui. Anche noi siamo seduti, ma che cazzo di risposta è? Sono seduto. Cacchio. No, guarda, noi siamo in verticale sulle mani, tranquillo. Sì, non era un gran argomento, mi sa che non sono molto pronto. No, non sei pronto per la finale. Allora, anche non perché... Sono seduti, no, sto scherzando. Allora, siamo arrivati alla finale. Abbiamo Adrian e Wesa. Wesa, in questa finale, è il concorrente 1. Adrian, invece, è il concorrente 2. Mi raccomando, tenete a mente questo, ve lo ripeterò durante la live. Finalone. Ci siamo verso il finale di questa nona Agora du Fer. Adesso vi consegno l'argomento. E l'argomento sono le generazioni di oggi. Grande attualità. Secondo il concorrente 1, ovvero Wesa, le generazioni di oggi sono palesemente più stupide rispetto al passato, rispetto a tutte le altre generazioni. È evidente che è così. Mentre Adrian, che tra l'altro fa parte delle nuove generazioni, anch'io faccio parte delle nuove generazioni, secondo Adrian, le nuove generazioni sono molto intelligenti e sono sicuramente un gradino avanti rispetto alle precedenti.
una volta compresa la natura dell'argomento, io vi do 30 secondi per pensare e riflettere, mentre Ari continua a mangiare. Quindi 30 secondi per pensarci e poi vi darò il via, ragazzi. E durante la finale avete 7 minuti, quindi avete più tempo per sviscerare gli argomenti. Grazie quindi, per avermelo detto. È un filo unfair competition, però, perché buona parte delle persone che stanno vedendo i video fanno parte della nuova generazione. Però dall'altra parte è molto più facile forse argomentare l'altra posizione. Non lo so, non anticipiamo niente. Stiamo lì. 5, 4, 3, 2, 1. Polemos. Se posso dire la mia, credo che il problema principale per le nuove generazioni, come ho già detto in moltissimi video sul mio canale, quindi qua non devo forzare nulla, sia quello dell'attenzione. Un problema oggettivo che c'è oggi in un'epoca di comunicazione subitanea attraverso i social network, attraverso la rete, è l'incapacità di avere una grande soglia attentiva e quindi l'incapacità di sorbire, di nutrirsi di testi lunghi. I testi lunghi sono quelli che formano la cultura nel modo più solido e l'attenzione che anch'io mi metto fra giovani d'oggi, sia ben chiaro, l'attenzione che oggi abbiamo, cioè dilapidata dall'uso dei social e dall'uso di internet in generale, è quella che ci sta impedendo di avere la capacità che avevano le generazioni precedenti alla nostra di avere una solida base di sapere. Oggi siamo fatti, la nostra cultura è fatta di zapping e non è più fatta di approfondimento. Questa cosa è una penalizzazione oggettiva, secondo me, delle generazioni attuali. Il sottoscritto al primo posto. Allora, hai ragione, però secondo me questo argomento che mi trovo a difendere è soggetto di molte critiche ingiuste, secondo me, date da un po' un fattore nostalgico, un po' un fattore malinconico. Innanzitutto, la critica che è dell'attenzione, dicendoti che prima hai parlato di testi lunghi, dell'incapacità di leggere testi lunghi, molte persone prima leggevano di più. Ma in realtà no, perché una volta che guardiamo la demografica del passato... Scusami, ti devo interrompere. Non ho detto che leggevano di più, anzi oggi non facciamo altro che leggere. Il problema è che leggevano con più attenzione testi lunghi. Un testo lungo ha una struttura argomentativa complessa. Un testo breve o brevissimo è molto più spoglio da un punto di vista argomentativo. In più il testo lungo consente l'approfondimento. Assolutamente, non sì. Puoi imparare... Ma chi leggeva... Non puoi imparare dal Bignami, ci prepari l'esame per prendere... Certo, e questa è una pecca degli studenti, chiaramente, però anche qui ritorno, la scuola, l'istruzione, le scuole pubbliche così come sono costituite sono così da 100 anni scarsi, quindi è sempre un problema relativamente moderno. In ogni caso, i testi lunghi, sì è vero, sono più argomentati in maniera più complessa, i ragionamenti sono più complessi, ma chi li leggeva? Li leggevano comunque un'elite di persone che si occupavano degli argomenti che quei testi svisceravano e di cui andavano a parlare. Quindi, secondo me, la capacità della generazione attuale di leggere quei testi non è assolutamente mitigata dalla mancanza di attenzione, come dici tu, data dal fatto che recepiamo 1000 stimoli al secondo e quindi non ci mettiamo mai a leggere un testo lungo. È semplicemente... Ci sono due problemi in questo discorso che immaginavo che tu facessi, cioè del fatto che oggi c'è un accesso maggiore e più orizzontale ai testi, quindi volendo anche alla cultura. Il problema è che avendo meno la capacità di approfondimento, avendo meno l'abitudine allo studio approfondito, essendo questo meno richiesto, abbiamo anche molto di meno la capacità di orientarci. Io ricordo una cosa che diceva Umberto Eco, una cosa giustissima, che diceva: noi non dovremmo far fare le ricerche agli studenti a scuola che tanto le fanno su Wikipedia, dovremmo dare loro degli esercizi per distinguere un testo affidabile da uno che non è affidabile, una fonte affidabile da una che non lo è. Vedi oggi la proliferazione dei complottismi, delle fake news, ma anche semplicemente delle visioni di mondo banali e superficiali, che accade proprio perché non c'è l'approfondimento quando c'è il dibattito online. Sì, assolutamente, ma le fake news sono un fenomeno moderno che viene con sono un fenomeno antichissimo le fake news, se penso a Ego. Sì, ma non a livello popolare però. E come? Cioè, ci hanno scritto la storia. Citare Nostradamus. No, non sì, è vabbè, Nostradamus. Se tu parli della fine dell'anno 1000, allora è diverso il discorso. La donazione di Costantino. Il problema è che le fake news ci sono sempre state. Oggi hanno una possibilità di proliferare tale proprio perché non c'è l'abitudine alla verifica delle fonti. Le fonti sono ovunque. Tutti quanti abbiamo tutte le capacità. Ma nessuno verificava le fonti prima comunque. Tu stai parlando comunque basandoti sul fatto che adesso c'è internet e prima no. Ma questo permette, nessuno aveva un bar così grande l'argomentazione tua.
Cioè, nessuno aveva la possibilità di fare balotta, di fare gruppo con così tanti disinformatori, ma disinformatori anche involontari, anche in buona fede, come succede oggi su internet. Tu una volta avevi un sapere ufficiale, tra virgolette, per quanto questo possa essere considerato discutibile, per affermarsi come ufficiale, questo sapore, fammi finire, per affermarsi come ufficiale, questo sapere aveva la necessità di superare tutta una serie di filtri. Oggi questi filtri non ci sono più, abbiamo una democratizzazione, abbiamo una maggiore possibilità d'accesso, ma abbiamo un appiattimento verso il basso della capacità argomentativa, proprio perché le discussioni sono ridotte a risse. Vedi i commenti su internet, che non sono ascolto, ma sono ti tiro un pugno in faccia attraverso un insulto scritto, che può anche essere può anche essere fra le righe. Se tu fai caso, però, una volta, per come adesso è costituito il mondo, l'infinità di cose da cui, tra cui noi ci dobbiamo giostrare per andare avanti nella vita, nello studio, nel lavoro, a cui le nuove generazioni sono, devono per forza essere preparate, è un problema, sì. Però poi cosa fa? Ti permette, una volta che tu... Sono d'accordo che le persone adesso non si preoccupano, non si impegnano per accrescere la loro cultura e la loro persona, però una volta che tu ti impegni, questa abilità di giustificare le cose ti torna utile. Lo fanno con strumenti diversi, sì, certo. Lo fanno con strumenti diversi. Il problema è che lo fanno con strumenti che sono immediati, sono gratuiti, sono alla portata di tutti, ma non sono gli strumenti adatti all'approfondimento. Sono gli strumenti adatti per avere quell'infarinatura superficiale che eventualmente ti fa decidere che cosa approfondire, ma quell'approfondimento è premiato soltanto all'interno di contesti che sono assolutamente minoritari all'interno della vita di tutti i giorni. Sono minoritari anche per un ricercatore universitario. I contesti all'interno dei quali è richiesta la conoscenza, l'approfondimento, lo sviscerare reciproco di un testo lungo, e per testo lungo intendo può anche essere un lungo articolo di approfondimento giornalistico, non deve essere necessariamente un libro, sono contesti davvero piccoli rispetto a quelli del nostro quotidiano, che ci portano invece alla superficialità. Sì, ma quando i giovani di oggi si trovano con gli strumenti antichi che dici tu, come i testi lunghi per esempio, dimostrano la loro capacità di riuscire a comunque portare avanti l'arte, lo studio che stanno facendo, la loro disciplina. Cioè, tu secondo me ti stai attaccando troppo al fatto che le persone, si vede su internet, che adesso fanno casino e fanno bordello, e questo è giusto, per carità. Prima queste cose non si vedevano, però come prima c'era gente che cazzeggiava per strada, c'era gente che non faceva niente, e molto meno persone avevano accesso all'istruzione, ricordiamocelo, persone. Se vuoi ti rispondo, perché questa cosa la vedi nella politica, perché da questo punto di vista tu potresti avere ragione, il bar dove si cazzeggia c'è sempre stato. Guarda il linguaggio della politica, guarda il linguaggio delle personalità che suscitano consenso. Assolutamente, classe politica mediocre, sono d'accordissimo. Quale richieste va a rispondere? Questo testimonia che il cambiamento c'è stato. È finito, ragazzi, è finito. Allora, intanto grazie a entrambi, avete dato vita a una finale davvero, una finalona. Quindi complimenti. Avete usato entrambi tecniche argomentative, strutture argomentative, e veramente non vi siete dati tregua. Quindi un applauso, è stata una finale degna di questo nome. Detto questo, ricordo al pubblico che questa è la finale. Quindi sotto in descrizione o in chat, come sta spammando Ari, trovate il link per andare a votare. Il concorrente 1 è UESA, che si fa riconoscere. Sono io, 1. Concorrente 1. Il concorrente 2 invece è Adrian, che si fa riconoscere. 2. Perfetto. Quindi adesso andate a votare al link che Ari vi ha spammato in chat e avete qualche minuto per esprimere il vostro voto, dopodiché andremo a sancire il vincitore di questa nona Agora di Ferro. Lascio la parola a voi due brevemente per dire su cosa avete riflettuto, come avete cercato di strutturare le vostre argomentazioni. Prego. No, io ti chiedo scusa, Adrian, perché mi rendo conto di averti un pochino parlato addosso. No, e la verità no. È che ero molto carico, perché ho parlato di queste cose sul mio canale, non necessariamente per sostenere che la generazione di oggi sia più stupida di quella precedente, non mi passa neanche per la testa, però e tutti gli argomenti che avevo già sviscerato sul canale mi tornavano molto comodi per questo, e quindi ti confesso di avere un pochino alzato la voce per farti parlare meno, perché avevo le cose da dire che mi uscivano dalla bocca, a differenza di prima su Joker, che ero proprio nel pallone. Sì, no, io veramente non so, proprio sinceramente, non so come cazzo tu faccia a sviscerare così velocemente concetti che... Cioè, io posso
posso tranquillamente affermare che il mio cervello non va così velocemente. Cioè, no, io avevo delle idee, però non è così, non è così, Adrian. Sono semplicemente cose che avevo già, ce l'avevo già in testa. Su Joker oramai balbettavo, non sapevo più cosa dire, e come diceva giustamente Rick, continuava a dire che dovevamo empatizzare con un personaggio che, spoiler, a me ha sempre fatto cagare, mi dispiace Rick. E quindi guarda, è solo una questione che se ti chiedono le cosine che hai già lì le dici, ma guarda, proprio assolutamente. Beh, certo, sì, però comunque hai costruito un'argomentazione abbastanza coerente, cioè abbastanza coerente, molto coerente, diciamo, cioè sei riuscito a, pur parlando veloci, di solito è difficile costruire nel flusso della conversazione, non del discorso, invece tu ci sei riuscito veramente egregiamente, quindi complimenti. Io, che dire, ho cercato di trovare, magari seduto al bar così avrei potuto sostenere una discussione un po' più convincente, però cazzo, così sette minuti, poi un erudito della questione, quindi veramente mi sono trovato messo al muro. Ho provato a fare come... Posso intervenire su questa cosa, sì, che state dicendo? Allora, io ascoltandovi, tenendo conto che l'argomento che avete ricevuto era difficile, perché è difficilissimo non cadere in luoghi comuni con un argomento del genere, e l'ho messo apposta come finale, proprio perché argomentare il possibile luogo comune deve tradursi in una capacità argomentativa non indifferente, e io credo che l'abbiate messa in campo. Entrambi un difetto enorme, diverso, e cerco di argomentarvelo. UESA ha avuto un difetto contenutistico, cioè per tutta l'argomentazione ha relegato il mondo dell'internet al mondo dei giovani, cosa che non è assolutamente così. Cioè, nel senso, per tutta l'argomentazione è sembrato che solo i giovani utilizzano internet. E questa cosa non è stata attaccata da Adrian, ma io mi ci sarei attaccato con i denti se avessi... Hai ragionissimo, Ricky, anche perché io ho fatto questa cosa qui. Ho fatto passare il contrasto giovani meno generazionale, l'ho fatto passare per un contrasto epocale. Cioè, esatto, l'epoca di oggi e l'epoca di ieri, esatto, e tra le righe ho nascosto il fatto che nell'epoca di oggi ci sono anche quelli dell'epoca di ieri. Bravissimo. E questa cosa qua, perfettamente. Questa cosa qua, ecco Adrian, questa cosa, se l'avessi notata, gli avresti smontato tutto il ragionamento. Non l'hai notata, certo, non sei riuscito ad attaccarti. Lui proprio l'ha trainato in un terreno, quello, esatto, delle fake news a un certo punto, no? Esatto, UESA ha avuto la forza di nascondere questo trascinando Adrian nell'argomento delle fake news. E lì è stato il difetto di Adrian. Adrian ha lasciato che l'argomento venisse spostato dove UESA voleva. E questo è uno delle cose che quando argomentiamo non dobbiamo mai fare. Nell'argomentazione, vi basta leggere Sun Tzu, la guerra è vinta quando il mio avversario viene sul mio terreno di gioco, sul mio terreno di battaglia. Quando io conduco il mio avversario dove voglio io, il mio avversario è nella merda. Ed è un problema grosso della tua argomentazione. Dice proprio nella merda, Sun Tzu. Sì, Sun Tzu scrive nella merda. Nella merda. Testuale, esatto, da Rick Dufer. E quindi ecco, questo invece è il grande difetto di Adrian, e mi dispiace perché Adrian ha messo in campo alcune strategie argomentative veramente interessanti, anche lui ha usato bene la concessione, che è potentissima, è riuscito a rovesciare un paio di ragionamenti di UESA, però secondo me questo peccato che hai commesso, cioè di seguire UESA dove lui voleva portarti, è letale per un'argomentazione. Non so cosa ne pensano Matteo, Joao e Mari. A me è piaciuto tantissimo perché... è un argomento che si prestava molto ad essere banalizzato ai giovani di oggi, e nessuno dei due ha fatto, ha fatto l'errore di banalizzarlo. È sempre andato su. Allora, UESA è partito con non è un problema di cultura, è un problema di approfondimento, riprendendo peraltro quello che è il tema cardine di Simon Sinek, del famoso filmato sui millennial che non approfondiscono. Ma dall'altra parte Adrian non è caduto nel anche prima non si facevano determinate cose, ma semplicemente è andato a confutare il fatto che questo avesse così tanta importanza, e ha spostato l'argomento. Lì si è riuscito una volta a spostarlo dicendo: è vero, magari siamo un filo più coglioncelli come giovani, ma siamo tanti di più a un livello estremamente più alto di cultura. E sono d'accordo, qui siete stati davvero ambedue molto bravi, non avete banalizzato, peraltro siete stati molto bravi rispetto al pubblico, non avete banalizzato i concetti. UESA è riuscito a trascinare Adrian
nel fango e poi rigirarsi divertendosi anche in questa cosa, perché si è proprio visto Adrian che a un certo punto ha seguito mentre all'inizio l'hai trasformato in qualcosa di grottesco, Matteo. No, sì. È collegato al discorso sulle molestie di prima. Ho degli amici, ho degli amici che dicono che mai discutere con un ingegnere è come fare la battaglia con un maiale, cioè ti trascina nel fango e dopo un po' ti accorgi che lui si sta divertendo. Questa cosa è bellissima. Io l'ho adorato tantissimo, tant'è che ormai il maiale è diventato il mio animale totemico. Però Adrian è partito queste sono due ore l'orgasmo del maiale, peraltro. Adrian è partito dicendo, partendo proprio cambiando gli argomenti in gioco, siamo più interessati. E poi invece si è fatto prendere da Uesa, che è stato obiettivamente bravissimo nel non alzare mai la voce, essere tranquillo e pacato, fare un ragionamento. No, no, un fiume proprio. Probabilmente ha tagliato un po', però l'ha tagliato quasi a livello di paternale. Perdono se ti interrompo, ma non è esattamente così. Che tra l'altro mi ha fatto morire, con Adrian che ha subito un po' questo tipo di attacco, secondo me. È vero. Assolutamente. Diciamo sì. Così, è stato efficace il fatto che Uesa ha interpretato quello della generazione prima. Sì. Cioè, nel senso, è stato incarnare lo spirito dell'argomentazione. Questa cosa mi è piaciuta. Da un lato c'era il paternalismo, dall'altro c'era... la necessità di mostrare, di manifestare un comportamento che mettesse in difficoltà il paternale. No, è veramente bello questo, sì, sono d'accordo. Bene, io direi che se nessuno ha nulla da aggiungere, possiamo andare a guardare cosa sta decidendo il pubblico. Quindi, Ari, a chi va il punto del pubblico? Il punto del pubblico va al concorrente 1, ovvero Uesa. Allora, Uesa con un 80% grazie di voti si accaparra il punteggio del pubblico su 80 voti, comunque sì. Più un fottuto plebiscito se pensate che in realtà stanno votando contro la loro stessa generazione. È vero. Quindi questo è il primo verdetto, il voto del pubblico è andato a Uesa. Ora io lascerei il secondo voto a Giovanni ed eventualmente io farò il beh sì, decisamente Uesa. Cioè, è partito a mitraglia, poi ha portato l'avversario nel suo terreno. Insomma, mi è piaciuto molto come... Mi sono rotolato nel fango con lui. Esattamente. Divertendoti! Ha giocato un po' sporco, ma ci sta. Quanti meme potrebbero venire fuori da questa agora? Comunque, detto questo, allora, il mio voto a questo punto diventa ininfluente, il che significa che il vincitore della nona edizione di Agora du Fer è l'invasore, che arriva e non ruba solo il posto a Sedrei, ma ruba anche il trono di vincitore dell'agora. Quindi, congratulazioni, Uesa, veramente. Grazie. Bravissimo Adrian, bravissimo. Bravo Adrian, mi sei piaciuto tantissimo in ogni sfida che hai fatto, in particolare in questa, e io spero di rivederti in futuro a una prossima edizione dell'Agora, che sicuramente non dovrete aspettare 7 mesi, non preoccupatevi, arriverà un po' più presto, se riusciamo all'inizio del 2018. Impegni permettendo, perché ormai non so più dove cazzo infilarle queste cose. Comunque, congratulazioni a Uesa. Uesa quindi sarà il terzo giudice della prossima edizione di Agora du Fer. Non vedo l'ora. E quindi insomma, sarà molto divertente. Io, allora, passo ai ringraziamenti veloci. Ovviamente ringrazio, prima di tutto, Ari, che mi sopporta e fa la poliziotta in chat e mette nella chat lo stesso spirito con cui sopporta me. Infatti, cerca sempre in di caps lock bannare di me le cose che non vanno, allo stesso modo con cui banna gente che spara stronzate in chat. Quindi, grazie Matteo Flora, ospite che ha portato un sacco di disturbo psichico a questa meravigliosa Agora du Fer. Senza di lui questa Agora sarebbe monetizzata, forse. Ma non avresti il maiale nel fango. Non avrei un sacco di cose in realtà, e ci metteremo a elencarle nei prossimi giorni. Questa Agora è un tripudio di grottesco, anche grazie a te. Grazie a Juan, vincitore della scorsa edizione, che ha fatto l'ottima terza parte del giudice stasera. Grazie mille.
dalla prossima volta potrai essere di nuovo concorrente, se vorrai, sì. Juan, se vorrai avere altri incubi nel tuo cassetto. E, io vi lascio ricordandovi due informazioni velocissime. Sotto in descrizione a questo video trovate, lo troverete dopo, una volta registrato il video trovate la mia newsletter, ci sarà la nuova newsletter di Philosopher's So Good, perché, e qui lo annuncio con grande tripudio, come ho detto già prima, a dicembre nascerà il podcast di Philosopher's So Good, quindi un podcast settimanale su argomenti inerenti alla filosofia e l'attualità, quindi i problemi presenti e futuri che la filosofia affronterà. E poi a gennaio nascerà la rivista di Philosopher's So Good, la rivista online, e questa è una cosa di cui vado molto orgoglioso, perché sono arrivato a questo passo grazie soprattutto ai miei mecenati di Patreon, che negli ultimi mesi hanno deciso così generosamente di supportare il mio progetto. Quindi iscrivetevi alla newsletter, perché i contenuti nei prossimi mesi saranno talmente tanti che una volta al mese manderò una sorta di recap di tutto quello che è avvenuto durante il mese nei miei progetti e tante notizie di approfondimento. Detto questo, io vi ringrazio di nuovo, congratulazioni a UESA, grazie Adrian, grazie a tutti i partecipanti e grazie a tutti quelli che hanno votato, pochi, maledetti, ma quelli che hanno votato, e a quelli che in chat hanno fatto un casino della Madonna. È stata un'edizione di Agora meravigliosa, lunghissima, adesso andiamo tutti a disastrarci a letto, come è giusto che sia, e come al solito io vi lascio salutando tutti e ricordandovi che non è tutto noia ciò che pensa. Buona serata a tutti. Ciao! Ciao. 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 Buonanotte. Buonanotte.